Buon pomeriggio, benvenuti. È ormai tradizione, come sapete, che i tre giorni del Festival Francescano, nell'ultimo fine settimana di settembre, siano preceduti e introdotti da una mezza giornata di convegno specialistico che offra l'approfondimento fino ad oggi di tipo storico, ma sono possibili anche altre opzioni, di quanto verrà poi portato in Piazza Maggiore nei giorni successivi, nella grande varietà dei diversi generi letterari, artistici e comunicativi. Questa magnifica Cappella Farnese ospita dunque anche quest'anno l'inizio ufficiale del Festival Francescano 2024, che ha come claim Attraverso ferite. Il convegno che apre il festival ha come titolo Francesco, dalle cicatrici alle stimmate. Il punto di partenza comune sono le stimmate che Francesco ricevette a Laverna 800 anni fa. Il convegno conserva giustamente il termine tecnico stimmate, mentre il festival usa il termine ferite, più popolare, più comprensibile in piazza e più adatto a fare da ponte con l'attualità. Le stimmate richiamano lo stigma. Francesco toglie lo stigma dell'emarginazione al lebbroso, abbracciandolo, toglie lo stigma della negatività alla natura, in quel tempo giudicata cattiva, cantandone le lodi e riconoscendo la sorella nella creaturalità, strumento di rivelazione divina e di preghiera umana riconoscente. Francesco toglie lo stigma della negatività al corpo, ritenuto fonte di peccato, chiamandolo fratello, chiedendogli scusa e offrendogli in punto di morte quei dolcetti di Donna Jacopa. Francesco toglie lo stigma di un giudizio negativo che l'orgoglio vorrebbe suggerirgli per quei suoi fratelli che non condividono il suo radicalismo evangelico, non separandosi da loro, ma restando in gruppo, preferendo la fraternità alla fuga in avanti, all'eroismo personale. Ecco il cammino dallo stigma alle stimmate. Dallo stigma che Francesco toglie al lebbroso, alla natura, al corpo, ai fratelli, al dono delle stimmate, che acquistano così il significato di una bolla di approvazione divina ad un uomo che nei suoi scritti e nella sua vita ha tolto lo stigma della negatività ad ogni realtà, riconoscendo ovunque attorno a sé i doni belli e santi dell'Altissimo Buon Signore, ovunque, a parte se stesso, vilissimo verme. Le stimmate di Francesco richiamano quelle di Cristo, come il suo togliere lo stigma attorno a sé richiama quel servo di Yahweh che ha preso su di sé il peccato del mondo. Davvero, come dirà Bonaventura, l'amante è trasformato nell'amato, non solo a Laverna, ma anche prima. Francesco è l'uomo che alla sequela di Cristo ha inventato
le stimmate, o almeno il passaggio dallo stigma alle stimmate. Francesco fa la scelta dello stigma, dell'escluso, della vulnerabilità, del sine proprio, del senza alcun potere, pecora in mezzo ai lupi, obbediente a tutti, perfino agli animali feroci. Francesco è l'uomo delle stimmate. Scende dall'Averna riconciliato con i suoi fratelli, diversi da lui, e con la sua sconfitta, senza nulla di proprio, neppure il suo ordine, pur non rinunciando alle sue idee, vedi il testamento. Davvero, come ricorda la Fratelli Tutti, si può essere tutti fratelli senza la pretesa di essere tutti uguali. La statua di San Francesco nel prato antistante la Basilica di San Francesco esprime bene lo stadio finale del cammino di Francesco verso la vera gloria e la vera e perfetta letizia. Le ferite proprie e degli altri, se abbracciate, possono guarire, possono cicatrizzarsi. Questo cammino va dalle stimmate alle cicatrici. Ora ecco l'interrogativo con cui io chiudo il benvenuto a tutti voi, relatori e partecipanti. Come mai il convegno organizzato dal professore Jacques Dallarin non va dalle stimmate alle cicatrici, ma va dalle cicatrici alle stimmate? Strano come titolo. Sembrerebbe più logico andare dalle stimmate alle cicatrici. Ma conosciamo tutti la competenza storica, la raffinatezza esegetica e la brillante capacità comunicativa di Jacques Dallarin, al quale va il nostro grande ringraziamento per la collaborazione e l'amicizia di cui ci onora. Quindi è meglio che aspettiamo a criticare il titolo. Entro questa sera, dopo aver passato in rassegna immagini e testi commentati da questi quattro specialisti, sono certo che si illuminerà anche il titolo del convegno. E prima di passare la parola al maestro che gestirà il nostro pomeriggio, vi ricordo alcune cose tecniche. Gli eventi, come sapete, gli eventi del festival sono tutti gratuiti, aperti a tutti. Se vi piace il festival e ci tenete che possa continuare così o addirittura migliorare, pensate un po', è possibile anche fare una donazione rivolgendosi ai volontari con la maglietta arancione. Questo evento, questo convegno è realizzato con il patrocinio dell'Alliance Française di Bologna, del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica e del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna e del Museo dei Cappuccini di Milano, che ringraziamo. La parola a Jacques Dallarin. Grazie tante, carissimo Dino, per la tua fiducia rinnovata ogni anno. È la terza volta che ho il piacere di ritrovarmi in questa splendida cappella. Grazie a te. Grazie anche al Comune per l'accoglienza nella sala probabilmente la più bella del Palazzo Comunale, forse di
di Bologna. Rispetto a ciò che hai così gentilmente detto, voglio soltanto precisare che non è impresa mia, è l'impresa di una squadra. Siamo una scuderia qui, eh? E sempre, sai che sempre mi piace lavorare così in equipe. Attraverso le ferite e il tema del Festival Francescano 2024. Ed è anche l'ottavo centenario della stigmatizzazione di Francesco su l'Averna. A monte dell'evento c'è ovviamente da parte di Francesco la voglia di avvicinarsi al suo modello, a Cristo. A valle c'è una trasformazione probabilmente radicale del cristianesimo e del pensiero almeno occidentale, e pone il problema. È una domanda, perché chi potrebbe fare la risposta? Pone la domanda: che senso dare alla sofferenza, alle ferite così numerose nelle nostre vite e nel mondo attuale? Ci può dare un senso? Ed è perché cercheremo di interrogare l'evento primitivo, primordiale dell'Averna. Lo faremo partendo dal luogo, poi concentrandoci sulle fonti che ci parlano dell'evento e dopodiché sul flusso memoriale che segue e che trasforma la nostra visione, dicevo, del cristianesimo e forse dell'umanità. Per cercare di rispondere a questa sfida avremo una prima relazione di Pier Luigi Licciardello su l'Averna 1224, poi cercherò di smescolare le fonti francescane sulla stigmatizzazione e dopodiché Rosa Giorgi e Pietro Del Corno, con dei punti di vista differenti ma complementari, cercheranno di capire la posterità dell'evento nel tempo attraverso i testi e le immagini. Ecco il programma. Ognuno di noi si è impegnato a non parlare più di una mezz'oretta. Dopo due relazioni faremo una pausa, poi riprenderemo e alla fine cercheremo di aprire un dialogo non soltanto tra di noi, ma con tutti. E abbiamo la sala fino alle 7. Alle 7 ripartiremo, spero, gioiosi di questo incontro. E quindi passo subito la parola a Pierluigi Licciardello, docente all'Università di Bologna. Lui sta per parlarci dell'Averna 1224 e particolarmente, come dire, ben scelto per questa carica, visto che lui è aretino di origine, quindi molto vicino al famoso monte. Pierluigi insegna all'Unibo, dicevo, al Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, è specialista di letteratura religiosa, geografia, liturgia, in una prospettiva sia filologica che letteraria e spirituale. Adesso ho troppo parlato, quindi Pierluigi, tocca a te. Grazie, buonasera a tutti. Dunque, come avete capito, io non parlerò delle stimmate, perché i miei colleghi lo faranno dopo di me e molto meglio di me. Vorrei invece cercare di capire insieme a voi i motivi, i caratteri della presenza di Francesco all'Averna tra l'estate e l'autunno del 1224 e il significato che questo nome, l'Averna, ha avuto al tempo di Francesco e anche, andiamo qualche decennio dopo, negli anni immediatamente successivi, per le prime vicende storiche del santuario. E partiamo immergendoci un po' nella realtà dell'Averna. Che cos'è? Lo potete osservare. È un promontorio roccioso, immerso nelle foreste del Casentino, ad un miglio dall'abitato di Chiusi. Secondo alcuni studiosi, il toponimo risale a un nome di persone etrusco, secondo altri invece a un termine italico, herna, che significa roccia, ben plausibile vedendo. Questo monte è isolato, sì, ma anche nel Medioevo era abbastanza collegato con il territorio aretino attraverso una viabilità secondaria che
ti portava dalla città di Arezzo fino alla Romagna attraverso un passo che è il passo di Serra. E l'abitato di Chiusi in particolare si trovava su un passaggio obbligato tra ovest e est, tra il Casentino e l'alta valle del Tevere. La più antica attestazione documentaria del toponimo Laverna è piuttosto antica, dell'anno 967. E questo monte, per la sua conformazione geografica così particolare e questo isolamento, anche se relativo, per la scarsità dell'insediamento, questo contesto aspro e selvaggio ne fa un luogo di ritiro ideale per chi cerchi la solitudine. Se pensiamo poi alla foresta ricca di piante, di acqua e lussureggiante, la presenza di spaccature profonde nella roccia, come il famoso sasso spicco, che è il risultato di eventi sismici di epoca preistorica, ecco, tutti questi elementi che vi ho rapidamente evocato ci servono per capire il carisma del luogo, che è una componente importante di alcuni luoghi sacri. Ci sono dei luoghi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, che risaltano proprio per i loro caratteri naturali, prima di essere scelti dai santi come luoghi di ritiro o di diventare sedi di comunità religiose. Sono luoghi in genere eminenti, alti, che spiccano per la posizione, per la bellezza, per il rigoglio della natura ed esercitano un'attrazione affascinante sugli uomini, talvolta anche in quanto depositari di tradizioni culturali antichissime. Ma per ricostruire la presenza di Francesco a Laverna dobbiamo affidarci alle fonti scritte, in questo caso fonti agiografiche, cioè che scrivono la biografia del santo. E sono molte le fonti che parlano di Francesco, sono intrecciate tra di loro, si sovrappongono, si escludono a vicenda, si integrano, insomma i loro rapporti sono complessi. Ed è questa la famosa questione francescana su cui si esercita la critica dei filologi e degli storici della letteratura. Riguardo alla Laverna, le fonti più antiche ci presentano una narrazione all'inizio molto sobria, quasi reticente, come se non volessero dire troppo. Del resto sappiamo che San Francesco stesso teneva nascoste le stimmate a tutti, persino ai suoi compagni più cari. Poi però dopo la sua morte, la devozione, anche la curiosità, il bisogno di colmare i vuoti della memoria, incita, spinge ad accrescere la biografia, a precisarla. Compaiono nuovi particolari e così la narrazione progressivamente si amplia, si arricchisce con miracoli, prodigi. Ed è quindi una questione di fonti che chiamiamo stratificate, cioè che si sono aggiunte una sull'altro, strati, che dobbiamo noi ripercorrere nel percorso inverso, a ritroso, per cercare che cosa? Beh, se possibile, la verità storica. O almeno per capire come si è costruita, a partire da un nucleo storico, una grande narrazione. Allora, le due fonti più antiche che parlano delle stimmate sono la cartula, piccola carta, autografa, data da San Francesco con la sua benedizione a Frate Leone, con delle note sulle stimmate. E poi una lettera che il ministro generale dell'ordine, Frate Elia, indirizzò a tutto l'ordine dei minori per annunciare la morte di Francesco. Però questi testi non parlano affatto della Laverna e quindi dal mio punto di vista li possiamo trascurare. Si parla invece per la prima volta della Laverna nella vita prima di Tommaso da Celano. Si dice prima perché c'è una vita seconda e poi altre riscritture. Questa vita prima è stata scritta pochi anni dopo la morte di Francesco, subito dopo. E secondo questo racconto, Francesco si sarebbe recato alla Laverna, dimorando in un romitorio, e lì ricevette la visione del Serafino. Il dubbio più grande è su che cosa intenda l'autore con romitorio, cioè intende una struttura stabile, fornita di edifici, o un luogo di ritiro semplice nella natura selvaggia. Rimane un po' incerto. Nella seconda versione della vita, che lo stesso Tommaso da Celano scrisse qualche decennio dopo, tra 1246 e 47, ci sono delle aggiunte. Si aggiunge, per esempio, che Francesco, su richiesta di Leone, gli scrisse la cartula, quella che abbiamo visto prima. E ci sono due prodigi. Il primo è questo, quando un falco,
poi viene chiamato frate Falcone affettuosamente nella tradizione. Un falco ogni mattina sveglia Francesco per ricordargli che è l'ora dell'ufficio, deve cominciare a pregare. E poi un altro miracolo, che di una sorgente d'acqua che Francesco fa sgorgare dalla roccia per dissetare dei suoi compagni in viaggio. A dire la verità, Tommaso parla di un eremo, non proprio della Verna, però la tradizione successiva identifica questo eremo appunto nella Verna. Una fonte successiva è la compilazione di Assisi o Leggenda Perugina, che si chiama così perché è conservata in un manoscritto di Perugia, che è un po' più tarda, è databile al 1311, ma attinge a materiali perduti, ma molto importanti, che i tre compagni della prima generazione francescana, cioè frati Angelo, Leone e Rufino, avevano inviato nel 1246 al ministro generale dell'ordine. Ecco, da questi materiali che sono andati perduti si sono arricchite le biografie successive. E qui Francesco diventa protagonista di altri episodi. Vedete come il racconto si arricchisce. Allora, nel primo si trova alla Verna insieme a un compagno che gli prepara il fuoco nella cella per mangiare, per cucinare. Poi il compagno si sposta in un'altra cella, quella in cui Francesco prega, e porta con sé il messale per leggere il Vangelo del giorno. Ma la fiamma che aveva acceso rimane incustodita e si sprigiona un piccolo incendio che minaccia di distruggere la celletta. Per fortuna intervengono alcuni frati che vivono lì vicino e spengono l'incendio. Allora, il compagno è sicuramente frate Leone, ma la presenza di altri compagni è un dettaglio nuovo. Cioè, c'erano anche altri compagni. E questo ci apre uno spiraglio sulla presenza, forse non tanto di una comunità, comunque di un gruppetto di frati che seguiva Francesco. Non era solo, non c'era solo Leone, ma ce n'erano anche altri. Nel secondo episodio Francesco si trova alla Verna, che è detto luogo remoto, solitario, e per questo gli è particolarmente caro. Si chiude in cella e chiede al Signore la risposta a un dubbio che lo tormenta, cioè se restare nella solitudine e pensare alla salvezza della propria anima o invece andare per il mondo per predicare ai fratelli. La mattina poi lo svegliano degli uccelli di varie specie cantando e gli danno una piacevole consolazione. Vicino a lui c'è un compagno che gli porta il cibo e Francesco gli confessa di aver ricevuto in quella cella delle grandi consolazioni spirituali ma anche delle grandi tentazioni demoniache. E a questo punto si inserisce l'apparizione del Serafino e la vicenda delle stimmate. Questi episodi vanno poi a confluire in quel grande collettore della memoria dell'ordine di Francesco che è la Leggenda Maggiore di Bonaventura, scritta nel 1260, che diventa la leggenda autorevole, ufficiale. Troviamo così l'omaggio degli uccelli che volano intorno a Francesco, ritroviamo frate Falcone che lo sveglia, le stimmate durante la quaresima di San Michele, la presenza del compagno col Vangelo, la cartola di frate Leone, e poi un altro episodio, vedete il numero 7, che invece è originale, nel senso che non lo troviamo nelle altre fonti. Cioè, dopo le stimmate, la grandine non devasta più i campi intorno alla Verna, mentre prima li colpiva regolarmente. E allora la storia sta prendendo forma con dettagli nuovi, che possiamo chiamare leggendari, che però si costruiscono su un nucleo storico per accrescimento progressivo. Il vertice di questa tradizione è, nei primi decenni del Trecento, negli Atti di San Francesco e dei suoi compagni, scritti da un frate che conosciamo, si chiama Ugolino da Montegiorgio. Quelli che poi, questo è un testo latino, io l'ho messo in traduzione, ma è un testo scritto in latino. Alla fine del Trecento questo stesso testo viene volgarizzato e diventano i fioretti di San Francesco, che sono stati per molti secoli, nell'Ottocento fino a oggi, un grande veicolo popolare di conoscenza delle meraviglie fatte da Francesco in tutta Italia. E questo testo è il più ricco di informazioni sulla Verna, addirittura 5 lunghe considerazioni sulle stimmate. La vicenda è ricostruita stavolta con molta cura, è un po' un testo che fa il quadro della situazione. Francesco parte da Assisi, non si dice quando esattamente, diretto in Romagna. Durante il viaggio si ferma nel Montefeltro, cioè nel castello di San Leo del Montefeltro. Lì si stava celebrando una festa per la creazione di alcuni cavalieri. E c'erano molti nobili invitati,
molti signori, tra cui un signore toscano molto potente di nome Orlando da Chiusi. Orlando ascolta una predica di Francesco, rimane impressionato da lui e lo raggiunge, lo porta da parte e parlano insieme della salvezza dell'anima. A questo punto il Signore gli offre un monte di sua proprietà, cioè l'Averna, dicendogli in traduzione: «Frate Francesco, io ho un monte in Toscana molto raccolto e solitario, che si chiama Alverna, molto adatto per chi ama la vita appartata. Se piacesse a te e ai tuoi compagni, volentieri ve lo donerei per la salvezza dell'anima mia». Terminata la festa, allora Francesco, che accetta questo dono con gratitudine, manda due frati alla Verna per vedere di che si tratta, e qui i frati trovano una piccola radura che sembra adatta ad ospitare delle celle. Ora, se vediamo la Verna, il complesso attuale dall'alto, quella radura potrebbe essere stata presso poco in corrispondenza della chiesetta di Santa Maria degli Angeli e delle più antiche strutture conventuali sulla parte destra, mentre a sinistra, in basso, vedete la cappella delle stimmate, sul luogo dove appunto Francesco ricevette le stimmate. I due luoghi all'inizio erano separati, diciamo, i due gruppi, poi sono stati collegati con vari edifici, tra cui il corridoio cosiddetto delle stimmate. Allora, riprendiamo la narrazione, che non è finita. Questi frati vengono aiutati dagli uomini del Signore, costruiscono un rifugio semplice, con un po' di legna, un po' di sassi, e si insediano sul luogo con il permesso di Orlando. Poi, un'altra volta, qualche tempo dopo, Francesco sale alla Verna con tre fratelli, Leone, Masseo e Angelo. E qui, mentre sta salendo, presso una quercia, un stuolo di uccelli lo raggiunge e cantando gli fa festa. Poi arriva sul monte e si fa costruire una celletta sul fianco, cioè appunto nel luogo dove poi riceverà le stimmate, quello cerchiato in basso a sinistra, grosso modo, capite? Cerchiamo di interpretare un po' la topografia di allora. Chiede poi di restare solo con l'aiuto di frate Leone, che lo visita e gli porta cibo. E nella cella Francesco vive assorto nella preghiera. Una volta Leone lo vede in estasi e parla con lui. Segue poi il racconto delle stimmate con l'aggiunta di un altro miracolo che non si legge da nessun'altra parte. Questo cioè che al momento delle stimmate una luce abbagliante sarebbe stata vista da tutti i pastori che pascolavano le greggi nei dintorni. Ora, questo racconto e gli atti in generale oggi è giudicato dalla storiografia in modo negativo, come l'ultimo anello di una catena di leggende e di sedimentazioni progressive, che comporta appunto l'arricchimento, come vi dicevo, con miracoli, con fatti straordinari. Devo dire però che se escludiamo il miracolistico, che risponde a una logica interna al testo, una logica medievale che oggi come studiosi possiamo anche accantonare, perché non sottostà al vaglio della ragione in primo luogo, comunque il resto del racconto dimostra un buon grado di realismo, che non vuol dire verità storica, però questo racconto è attinto da fonti orali e probabilmente ha integrato quello che mancava lavorando in modo così personale, ma in modo appunto verosimile. Quello che la tradizione non aveva integrato è stato un po' ricostruito. E i nuclei principali che possiamo isolare in questo racconto, cioè nuclei più interessanti almeno per gli studiosi, sono questi tre: la donazione del monte da parte di Orlando, la prima visita da parte di due fratelli che preparano un ricovero, e poi l'arrivo di Francesco e la costruzione della cella. Allora, vediamo cosa racchiudono di interessante questi tre luoghi. Orlando da Chiusi è sicuramente un personaggio storico, che è documentato. Apparteneva alla famiglia dei signori del castello di Chiusi, che oggi è ridotto a una rovina lì in basso, una famiglia che più tardi si chiamerà dei Cattani, e probabilmente era stata insediata da un certo dall'imperatore Ottone I, che aveva dato un feudo molto grande a Gausfredo di Ildebrando. Gausfredo era un nobile sassone, un cavaliere, che lo aveva seguito l'imperatore nella sua campagna militare in Italia, e l'imperatore per ricompensarlo gli aveva affidato una gran parte dell'alto Casentino del Montefeltro, proprio la zona dentro cui è la Verna. Ora, Jean-Pierre Deliumont, studioso francese,
ha riconosciuto una discendenza di una famiglia di questo luogo che si chiamava Rolandi Ildebrandi. Si chiama così perché le famiglie a quel tempo non avevano ancora un cognome fisso, ma si usa nominarle a seconda dei nomi importanti che si tramandavano di padre in figlio. Allora, il nonno si chiamava Rolando, il figlio Ildebrando, poi di nuovo il nipote Rolando e così via. Con questa discendenza si riconoscevano. Ecco, Gausfredo di Ildebrando potrebbe essere proprio il primo anello della catena, vedete Ildebrando. E Orlando, che vuol dire Rolando, è la stessa cosa, Rolando da Chiusi, nel 1224, è l'anello della catena che ci interessa. A un certo punto il nostro Orlando era diventato vassallo del vescovo di Arezzo, perché sappiamo che suo figlio, che si chiamava anche lui Orlando Junior, cioè più piccolo, qualche anno dopo sarà privato del feudo dal vescovo di Arezzo per un atto di slealtà e verrà assediato dentro il castello. Quanto alla donazione, la famosa donazione del Monte alla Verna, è un atto problematico, perché anzitutto le fonti più antiche non ne parlano, e poi perché sappiamo che Francesco non voleva proprietà né per sé né per i suoi frati, o almeno non direttamente. Esiste poi un atto di donazione scritto che c'è conservato in alcune copie, che è del 9 luglio 1274, secondo il quale i tre figli di Orlando, ormai morto, avrebbero messo per iscritto quella donazione che il babbo, si dice in Toscana, insomma il padre, aveva fatto a Francesco. Però questo documento è sicuramente un falso, forse è stato redatto nel 400, non sappiamo bene, ma Luigi Pellegrini lo ha dimostrato in modo inequivocabile. Tra l'altro questo falsario ha arricchito Orlando, che era un signore di un castello, non era un personaggio importantissimo, lo ha arricchito con titoli altisonanti per farlo ancora più importante, ma titoli che non gli appartenevano. Conte, non era affatto conte, e poi cavaliere palatino dell'imperatore. E da questo momento appunto noi parliamo del conte Orlando, che non era però per niente un conte. Però si può pensare come nucleo di realtà storica che davvero Orlando abbia conosciuto Francesco e gli abbia dato il permesso di stabilirsi sul monte, anche se non mi sembra una vera e propria donazione. E allora vediamo qualcosa sul primo stanziamento. Le fonti sono concordi nel sostenere che Francesco e i suoi compagni avevano edificato delle costruzioni, quella che Tommaso da Celano aveva chiamato Romitorio, mentre negli atti si parla di una povera celletta sul fianco del monte. Doveva trattarsi, grosso modo, di qualcosa di simile al cosiddetto tugurio di Rivotorto, che esiste ancora, come vedete, inglobato nel santuario francescano di Rivotorto presso Assisi. Qui Francesco e i suoi avevano trovato rifugio tra il 1209 e il 10, un rifugio semplice, all'inizio fatto di legna e poi consolidato con la pietra. Per quanto riguarda la cronologia, un esame degli atti ci fa più o meno stabilire questa. Francesco avrebbe incontrato Orlando nel 1213, prima di partire per il Marocco. Allora, in quegli anni lui e i suoi compagni percorrevano l'Italia predicando il Vangelo, dopo che nel 1909 o 10 Papa Innocenzo III aveva approvato il loro proposito di vita. Nel 1217 poi il capitolo generale della Porziuncola favorisce le missioni e nel 19 partono le missioni in Germania, Francia, eccetera, e anche in Marocco, appunto, dove Francesco voleva andare. In questi anni sappiamo che Francesco passa sicuramente per il territorio aretino. Arezzo e la diocesi di appartenenza della Verna. Si parla di due passaggi, nel 1211 e nel 17 prima della Verna. Nel 1211 converte un nobile aretino, nome Benedetto Sinigardi, di famiglia aristocratica, che lascia tutto per farsi frate e diventerà poi ministro di Terra Santa, morendo in odore di santità. Invece nel secondo passaggio, forse quello più famoso, scaccia i demoni che imperversano sulla città, che sono i demoni della divisione, del conflitto tra Guelfi e Ghibellini, delle faide, e da lì in poi le fazioni cittadine per un momento si appacificano. In questo secondo passaggio conosciamo anche l'insediamento, possiamo ricostruire alcuni insediamenti francescani dei frati e anche delle
delle Clarisse, quelle che ancora sono le povere signore. E facciamo un confronto con un altro eremo francescano, che è quello delle celle presso Cortona. Anche qui Francesco fu ospitato in quegli anni, forse nel 1215. Non siamo sicuri che esistesse già un eremo collegato al culto di San Michele, ma certamente dopo l'arrivo di Francesco si insedia anche qui una piccola comunità francescana che è legata poi nel 200 agli spirituali, cioè all'ala dissidente dell'ordine. E questa vicenda delle celle potrebbe avere un parallelo con la Verna, legato al nome di San Michele. Perché uno studioso, un ottimo studioso, Mario Sensi, qualche anno fa ha ipotizzato che anche alla Verna si praticasse il culto di San Michele prima dell'arrivo di Francesco, che ci fosse quindi un santuario micaelico, simile a tanti altri, come quello famoso del Gargano. Questo sì, questo sappiamo che era stato frequentato fin dall'età longobarda ad oggi. Ci sono dei graffiti di età longobarda, quindi del VII-VIII secolo d.C. Sensi cita due fonti, un passo dei Fioretti, in cui San Michele appare a Francesco e gli spiega che quelle enormi spaccature, il sasso spicco che sono nella Verna, si erano prodotte miracolosamente nell'ora esatta della morte di Gesù Cristo. Poi Sensi cita un decreto del vescovo di Arezzo di qualche anno dopo che proibisce di dormire all'aperto sul monte. E questo decreto va a colpire una pratica antichissima che si chiama incubatio, che si trova anche nel mondo greco e latino, come vedete da questa immagine. L'incubatio veniva praticata dai fedeli che decidevano di dormire, anche all'aperto, su luoghi sacri per guarire da una malattia o per ottenere rivelazioni sul futuro, attingendo in qualche modo proprio fisicamente dalla potenza sacra di quel luogo. Ora, l'ipotesi di una preesistenza di San Michele alla Verna è molto suggestiva, però non è possibile confermarla, perché non abbiamo nessun'altra testimonianza di un culto di San Michele alla Verna prima di Francesco. E allora potrebbe essere stato il contrario, cioè potrebbe essere stato proprio Francesco e i francescani a portare quel culto alla Verna. Perché sappiamo quanto Francesco era devoto agli angeli, in particolare venerava proprio San Michele. Un'altra testimonianza potrebbe essere questa, cioè la chiesetta che ancora oggi è in piedi accanto al castello distrutto. La chiesetta è intitolata San Michele, ma se guardiamo l'anno di fondazione, che stavolta lo conosciamo, è il 1338, cioè 100 anni dopo l'arrivo di Francesco. Era stata costruita dai nuovi signori del castello. E allora è possibile davvero che sia stato Francesco, anche in questo caso, a portare il culto. Dopo la morte di Francesco, si insedia una comunità dei minori alla Verna. E secondo Luigi Pellegrini, questi frati svolsero un ruolo attivo nei confronti della popolazione locale. Cioè l'eremo sarebbe stato un luogo solitario, sì, ma non così isolato come sembra, non completamente separato dagli uomini. Scrive Pellegrini che la comunità non sarebbe stata un gruppo di solitari che vivono la propria esperienza religiosa nel più assoluto isolamento. Essi hanno o si procurano numerose occasioni di contatto con la gente in un raggio di azione che va ben al di là dell'angusto spazio del romitorio. Questo è vero, ma in un secondo momento lo stesso Pellegrini ci spiega che non fraintendiamo queste parole. La Verna non ha mai avuto un ruolo pastorale attivo, non entra nel tessuto diocesano come titolare di una parrocchia, di un rapporto istituzionale con i fedeli. C'è piuttosto una ricerca di contatto con la popolazione locale che rende comunque l'eremitismo francescano qualcosa di molto diverso dalla tradizione precedente. Una testimonianza di vita cristiana capace appunto di diffondersi ampiamente. E la fortuna della Verna non è molto grande nei primi decenni. Sembra addirittura che la comunità, pochi decenni dopo, voglia abbandonare il santuario. Finché interviene l'aristocrazia locale e stringe un legame particolare con questo santuario. Sappiamo per esempio che la Cappella delle Stimmate fu fondata nel 1263 dal conte Simone da Battifolle, questo sì che era un conte, apparteneva alla famiglia dei conti Guidi. E se poi guardiamo le chiese della Verna, le troviamo piene di epigrafi. Sono epigrafi di signori e sono i nomi più importanti dell'aristocrazia del territorio.
Per esempio questi sono i Cattani di Chiusi. Troviamo poi gli Ubertini, i Conti di Montauto. Questo significa che il santuario gode della protezione delle donazioni dell'aristocrazia. Non ha un ruolo attivo come centro di potere, non è un castello, però ha un ruolo simbolico importante nel processo di costruzione e di radicamento della memoria di questi signori. In altre parole, questi signori hanno i loro castelli, che sono soggetti alle vicende della guerra e del potere, e hanno anche la memoria funebre, perché si fanno seppellire, e la preghiera dei frati in questi luoghi sacri, in particolare alla Verna. Le loro donazioni sono fatte senz'altro per uno spirito di carità cristiana, per una devozione, ma hanno anche, secondariamente o insieme, un aspetto di volontà di perpetuare la propria memoria, ancorandola, legandola strettamente al santuario. Non succede solo alla Verna, è un processo che vediamo in molti altri luoghi religiosi. Tocco adesso un ultimo aspetto prima di concludere, cioè la solitudine o la vita di Francesco tra solitudine e predicazione. Che cosa indica la Verna in questo binomio? Allora, il problema è quello dell'eremitismo francescano, su cui gli studiosi hanno scritto molto. La geografia francescana ci parla molto delle oscillazioni di Francesco, soprattutto ai primi tempi. Dedicarsi alla salvezza del prossimo, con la predicazione, al servizio della Chiesa, o pensare alla propria, vivendo in preghiera e in penitenza, lontano dal mondo. Queste oscillazioni si traducono talvolta in un vero e proprio dubbio esistenziale. In Tommaso da Celano e in Bonaventura questo dubbio si tocca con mano. Ecco, in queste oscillazioni la Verna rappresenta il momento della solitudine. C'è uno spazio personale di preghiera per cercare l'intimità con Dio. Ma è solo una pausa, perché nel 1224 ormai complessivamente il movimento francescano ha preso un indirizzo ben preciso, cioè quello della predicazione, del servizio alla Chiesa. E allora, come scrive Felice Accrocca, i due stili di vita non sono una alternativa, sono un'alternanza ed è feconda, perché l'uno carica e motiva l'altro. Allora, delle soluzioni per combinare in una unità armoniosa questa polarità, gli altri o io, la predicazione o la solitudine, ecco, delle soluzioni teoriche erano state espresse già da molto tempo dai padri della Chiesa e potevano costituire per Francesco un punto di partenza. Questo è noto, ma io mi chiedo quali soluzioni in particolare poteva conoscere Francesco realmente. E allora faccio soltanto notare, proponendo così un inizio di uno studio che andrebbe un po' ampliato, faccio notare che i termini usati da Tommaso da Celano nella sua vita prima sono molto simili a quelli usati da San Pier Damiani nella vita di Mauro, vescovo di Cesena. Questa risaliva due secoli prima. Si legge infatti che San Mauro, imitando Gesù Cristo, che di giorno predicava nella città e di notte si ritirava su un monte a pregare, qui il richiamo ai Vangeli sinottici, ma anche Giacomo da Vitri scriverà la stessa cosa parlando dei francescani della prima generazione. Comunque questo Mauro sceglie un monte vicino a Cesena e qui si ritira in una cella come se fosse un bagno per lavarsi dalla sporcizia del mondo ed espiare con le lacrime, come se fosse una doccia purificante, la polvere della mondana conversazione. Questa espressione la ritroviamo nel Vangelo di Luca e in San Bonaventura. Ora, l'alternanza tra le due forme di vita è la stessa. Mi colpisce la somiglianza di alcune espressioni, che sono abbastanza generiche, però non si trovano sempre nello stesso modo. Ma soprattutto, quest'opera è poco diffusa, ma a monte di quest'opera c'è un'altra soluzione teorica importante, che è quella di Gregorio Magno. E questo certamente Francesco lo conosceva. Gregorio Magno scrive in vari momenti, per esempio nella Regola Pastorale e nei Moralia, dice che il perfetto predicatore è quello che non trascura le opere per la contemplazione, né viceversa, come appunto Gesù Cristo e come altre figure bibliche famose, Elia, Rachele, Maria e Marta, che rappresentano una sintesi tra i due stili di vita.
Ci sono poi le omelie sui Vangeli che si trovano inserite nel breviario francescano, anche in quello degli anni 40 del 200. E due di queste omelie, che venivano lette dai frati minori, dicono come l'amarezza può essere trasformata in dolcezza se passa attraverso la misericordia del prossimo, e di come è importante abbinare l'amore del prossimo all'amore di Dio, legando in modo stretto i frutti della penitenza alle opere della misericordia. La penitenza è un termine importante, perché ricordiamo che Francesco raggiunse Laverna per fare quaresima, che nel lessico di quest'epoca non significa passare un periodo liturgico, dell'anno liturgico, significa proprio per fare penitenza. E allora, per concludere questo mio discorso, direi che sulla base di questa tradizione patristica, che era viva ai tempi di Francesco e che lui stesso conosceva, si può capire meglio la sua scelta di alternare la predicazione fondamentale, questo è il carisma dei francescani ormai, ma a momenti di solitudine, distaccandosi per qualche tempo dalla folla. Con questo retroterra Francesco era giunto a Laverna per passare un periodo di penitenza in onore di San Michele Arcangelo. Per usare le parole di Gregorio Magno, voleva ritornare dentro di sé per poter poi uscire più ricco, più forte, fuori di sé. Come dire, ricaricarsi per essere più pronto all'azione nel mondo, scendere nel silenzio alla ricerca di Dio, staccarsi per un attimo dagli affanni, dalle inquietudini, dalle sollecitazioni della vita, così, in un momento di intimità con Dio. Un momento in cui improvvisamente, un giorno di metà ottobre, incontrò qualcosa di inatteso, di inaspettato, certamente desiderato, ma non cercato. Grazie, finito. Grazie tante a Pierluigi Licciardello per questa bellissima presentazione. Adesso abbiamo il paesaggio nella lunga durata. E ecco, cerco di aprire il mio per... No. Sì, progettazione dovrebbe essere... No, come si chiama? Presentazione. Dalla prima, dall'inizio. Eccola. Ecco il programma, ecco. Che Francesco d'Assisi, al momento della morte, abbia avuto quattro escrescenze di carne al centro delle mani e dei piedi e una ferita sul costato destro non è una questione di fede, è un'evidenza storica. La natura stessa dell'anomalia visibile alle sue estremità non consente di vedervi una manipolazione del cadavere. Quindi Francesco portava questi segni già in vita. Tale certezza deriva da una regola elementare della critica storica, il confronto tra testimonianze affidabili che presentano una convergenza di fondo e qualche divergenza sui particolari. Primo testimone, e ritrovo le fonti di Pierluigi, ma questa volta non più per l'ambito ma per l'evento, primo testimone frate Elia. All'indomani della morte di Francesco nel 1226, il vicario scrive: non molto tempo prima della sua morte, il fratello e padre nostro apparve crocifisso, portando nel suo corpo le cinque piaghe che sono veramente le stimate di Cristo. Infatti, le mani e i piedi di lui recavano come delle traffitture di chiodi, inferte da entrambe le parti che mantenevano delle cicatrici e mostravano il colore nerastro dei chiodi. Il suo fianco appariva colpito da una lancia
emetteva spesso gocce di sangue. Seconda testimonianza, quella di Tommaso d'Acellano. Nella sua vita del Beato Francescano, confermata nel 1229, l'agiografo propone una doppia descrizione. La prima sorge nel racconto della stigmatizzazione sulla Verna. Le sue mani e i piedi apparvero trafitti nel centro da chiodi, le cui teste erano visibili nel palmo delle mani e sul dorso dei piedi, mentre le punte sporgevano dalla parte opposta. Quei segni poi erano rotondi dalla parte interna delle mani e allungati nell'esterna e formavano quasi un'escrescenza carnosa, come fosse la punta dei chiodi ripiegata e ribattuta. Così pure nei piedi erano impressi i segni dei chiodi sporgenti sul resto della carne. Anche il lato destro era trafitto come da un colpo di lancia, con ampia cicatrice, e spesso sanguinava bagnando di quel sacro sangue la tonaca e i calzoni. La seconda descrizione appare nel momento dell'esposizione del cadavere. Era meraviglioso scorgere al centro delle mani dei piedi, non i fori dei chiodi, ma i chiodi medesimi formati dalla sua carne, dal colore bruno del ferro e il costato imporporato dal sangue. Mentre Elia ha guidato il lavoro agiografico di Tommaso d'Acellano, quest'ultimo si permette di chiarire il primo su un punto. Nelle mani, nei piedi di Francesco, niente buchi, ma un'escrescenza di carne. L'agiografo ha steso le sue due descrizioni procedendo a ritrosso. Il verbale clinico dell'esame del cadavere gli consente di ricostruire l'aspetto del corpo di Francesco appena dopo la stigmatizzazione. Per certificare lo stato della salma, l'autore, che non era presente al funerale, può invocare la folla dei presenti, frati, popolo, accorsi all'annuncio della morte e che hanno baciato e visto le, cito, sacre stimmate di Gesù Cristo che San Francesco portava imprese nel suo corpo. Più avanti, nel momento della sosta del cadavere a San Damiano, anche Chiara e le povere donne baciavano le splendide mani ornate da quelle preziosissime e fulgide gemme. Sarebbe stato imprudente, da parte di Tommaso d'Acellano, offrire una descrizione che tutti i testimoni citati, frati, laici, suore, avrebbero potuto smentire 2 anni appena dopo l'evento. La descrizione del primo agiografo è ripresa da tutte le agiografie francescane successive. Nel 1237 un documento notarile conservato nell'archivio comunale di Assisi ripete letteralmente la seconda descrizione di Tommaso e la fa testimoniare da 3 laici, da un chierico, che videro le stimmate mentre Francesco era ancora vivo, poi da un chierico e da 11 laici che le videro dopo la sua morte. Alcune precisazioni vengono aggiunte alla descrizione canonica fissata nella vita del Beato Francesco dal ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, Bonaventura, sia nella leggenda maggiore, redatta poco dopo il 1262, sia nella leggenda minore. Cito, la ribattitura dei chiodi sotto i piedi era così prominente che sporgeva tanto all'infuori che non permetteva di appoggiare liberamente la pianta del piede al suolo. Inoltre, si poteva facilmente far passare un dito dentro di curvatura arcuata
delle punte stesse, come ho sentito dire io stesso da coloro che avevano osservato con i propri occhi. In un sermone predicato a Parigi nel 1267, Bonaventura ripete la sua originale descrizione dei chiodi di carne che trapassavano la pianta dei piedi e evoca il suo informatore: «Ho conosciuto chi è stato testimone di queste cose, stando vicino a Francesco, ed è lui che mi ha raccontato tutto». L'incapacità di Francesco a camminare è confermata da una fonte assolutamente indipendente, la Passione di San Verecondo. Non potendo più camminare a piedi, massimamente, dopo che era stato insignito delle stimmate del Salvatore, viaggiava sul dorso di un asinello. Di fronte a questa mole di testimonianze, si può contestare la denominazione paolina di stigmate. San Paolo, l'epistola ai Galati: «Io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo», perché questa parola è già a sé un'interpretazione teologica. Ma secondo me non si può negare la realtà storica del fatto. Nel 1228 il Papa Gregorio IX non aveva esplicitamente citato le stigmate nella bolla di canonizzazione di Francesco e sembra di aver avuto qualche dubbio al riguardo. Ma 9 anni dopo, nella lettera Confessor Domini del 1237, annuncia il grande e singolare miracolo. Francesco, in vita e dopo la sua morte, apparve, dice il Papa, segnato sulle mani, nei piedi e al costato col sigillo delle stimmate. La dichiarazione pontificia riguarda la presenza delle stimmate, non il modus operandi della stigmatizzazione. E nella valanga di lettere papali che negli ultimi 2/3 del 200 insistono sulla veridicità delle stigmate e obbligano i credenti a prestarvi fede, i papi non dicono mai in che modo queste ferite si sono prodotte. La verità ufficiale della Chiesa sono le stigmate, non il serafino. Per avere informazioni sul modus operandi, vorremmo sapere, della stigmatizzazione, ci sono solo 2 possibilità: o un racconto diretto da parte di Francesco, o quello di un testimone dell'avvenimento. Francesco non allude mai alle stigmate nei suoi scritti e nella sua prima vita. Tommaso da Celano insiste infatti sulla volontà dell'Assisiate di mai evocare le stimmate, di nasconderle, di custodire il suo segreto, al punto che solo Elia avrebbe avuto il privilegio di vedere la piaga del lato e Rufino di toccarla. Tuttavia, nel prologo alla scena della Verna, l'agiografo dice che il mistero fu, cito, rivelato in parte dallo stesso santo a una sola persona, ma niente consente di identificare quest'anonimo confidente. Insisto sul fatto che Francesco mai ha parlato delle stigmate. Fa sì che l'anno scorso abbiamo commentato la regola mentre lui diceva niente glossa, e quest'anno parliamo della stigmatizzazione mentre lui non ne voleva parlare. Disobbediamo sempre a Francesco. Ciò nonostante, la vita del Beato Francesco narra la stigmatizzazione. I pochissimi anonimi compagni del santo scompaiono anche prima della triplice apertura dell'Evangelario sui versetti della Passione. Sulla Verna, nel momento decisivo
Francesco è assolutamente solo. La stigmatizzazione non ha avuto testimone diretto. Certo, c'è il famoso racconto di Tommaso da Celano, la visione dell'uomo che sembrava un serafino crocifisso, poi l'apparire della marca dei chiodi nelle mani e piedi del visionario mentre la visione penetrava nel suo spirito. Ma Tommaso non cita il minimo informatore. E non sappiamo se nello spettro dei diversi sensi della scrittura, come erano praticati nel Medioevo, non sappiamo se siamo nel registro storico o allegorico. Però c'è qualcuno che viene generalmente ritenuto il testimone per eccellenza della stigmatizzazione, Frate Leone. La sagoma del fedele compagno, in effetti, è spesso presente nelle raffigurazioni pittoriche della cena della Verna. Ma si tratta di un effetto di sovrapposizione frequente nell'arte medievale tra due diversi momenti della permanenza sul Monte Toscano. Tra le più antiche fonti francescane, nessuna cita mai Leone come testimone delle stimmate o della stigmatizzazione. Tuttavia, tre testi di origine leonina, cioè i ricordi di Frate Leone, sono in relazione con la Verna. Un passaggio del manoscritto Little, oggi ad Oxford, un brano della compilazione di Assisi e la rubrica autografa di Leone sul verso della cartula di Assisi. Per rispondere al comando del ministro generale Crescenzio d'Ayesi, il compagno di Francesco, Leone, consegna tra il 1244 e il 46 una prima raccolta di ricordi che verrà ripresa nel memoriale compilato dallo stesso Tommaso da Celano nel 1247. Ma sino alla sua morte nel 1271, Leone continua di rimaneggiare i suoi ricordi e aggiungerne di nuovi. È quindi importante cercare di situare ciascuno dei tre testi che ci interessano all'interno della stratificazione della memoria leonina. Nell'episodio del manoscritto Little, che corrisponde, secondo me, allo strato più antico dei ricordi di Leone, un compagno, cito, del Beato Francesco, mentre dimorava con lui sul Monte della Verna, desiderando avere qualche consolazione scritta dalla mano del Santo, riceve da lui le lodi del Signore e una benedizione autografa. E si tratta della cartula sempre conservata presso il Sacro Convento di Assisi e indirizzata a Leone, che si deve dunque identificare all'anonimo compagno. Ma avete sentito, non c'è la minima allusione alle stigmate nel racconto. Un episodio della compilazione di Assisi si svolge sulla Verna, dove Francesco decide di passare una quaresima dall'Assunzione alla San Michele. Dopo la prima notte, cito, uccelli di ogni specie volarono sulla cela dove egli si trovava, egli Francesco, segno che il Signore gli farebbe qui grande consolazione. In vero, gli fu dal Signore mostrata l'apparizione del serafino, da cui ebbe molta consolazione nella sua anima, tra lui e il Signore, per tutto il tempo che visse. Ciò che Francesco narra al compagno venuto a portargli da mangiare. Ma nella stessa sera, di notte, cito, i demoni gli infliggevano molte tribolazioni e parecchie molestie, come egli stesso raccontò al suo compagno. Si tratta di una curiosa accozzaglia di eventi
che hanno poco a che fare l'uno con l'altro, e avete notato che la visione del serafino non è collegata agli stigmate. La famosa cartula d'Assisi riporta sul recto le lodi di Dio Altissimo e sul verso la benedizione a Frate Leone, ambedue autografe di Francesco d'Assisi, e l'inchiostro nero. Ad un momento che non sappiamo definire tra il 1224 e il 71, Leone traccia sul verso una sua rubrica, inchiostro rosso. Spiega che 2 anni prima della sua morte Francesco fece una quaresima alla Verna e aggiunge, cito, «Dopo la visione e le parole del serafino e l'impressione delle stimmate di Cristo nel suo corpo, fece queste lodi scritte dall'altro lato della pergamena e le scrisse di sua mano». Leone dà la stessa precisazione per la benedizione, per il segno Tau, la firma di Francesco. Per la prima volta notate che sotto la penna di Leone sono presentati unitariamente tutti gli elementi della scenografia: quaresima, serafino, stimmate e cartula. Ciò che spinge a situare la redazione della rubrica in un tempo posteriore a quella delle altre 2 fonti leonine. In realtà, ed è stata una sorpresa per me, la parola stimmate, e ciò spiegherà il nostro titolo, non viene spontaneamente a Leone, e la cartula che ho appena citata è l'unica occorrenza della parola in tutti gli scritti leonini. Quando nella compilazione di Assisi è narrato un miracolo di guarigione del bestiame, è semplicemente detto, cito, a quel tempo il Beato Francesco aveva cicatrici alle mani, ai piedi e al costato. Quando nella stessa compilazione è narrato l'arrivo di Donna Giacopa al letto di morte di Francesco, non c'è la minima parola sulle stimmate. Ma quando Tommaso d'Acellano riprende lo stesso episodio nel Trattato dei Miracoli che conclude il memoriale, presenta invece come punto culminante dell'incontro tra la donna e il suo amico la scoperta delle, cito, 5 perle. Ora, questo particolare è veramente un'aggiunta di Tommaso, poiché spiega che il figlio di Giacopa, allora fanciullo, essendo con la madre, cito, quello che vide con i propri occhi e toccò con le proprie mani, oggi la ferma con giuramento. Stessa scena, Tommaso d'Acellano racconta, parla delle stimmate, Leone zitto. La reticenza del compagno è ancora più evidente nella scena della sosta del corpo morto di Francesco a San Damiano. Leone non poteva non conoscere il lungo racconto che Tommaso d'Acellano ne aveva offerto nella sua prima vita e che culmina con l'accenno, cito, alle splendide mani ornate da quelle preziosissime e fulgide gemme. Stessa scena ripresa dalla compilazione di Assisi, Leone, è solo detto: i frati tolsero il santo corpo dalla lettiga e lo tennero sulle loro braccia accanto alla finestra per lunga ora, finché Madonna Chiara e le sue sorelle ne avessero la più grande consolazione. Ma dove sono le stimmate? Leggendo queste fonti leonine appare con evidenza il paradosso di presentare come testimone della stigmatizzazione una persona che usa una sola volta la parola stigmate. Non solo Leone,
non è il testimone della stigmatizzazione, ma tra lui e la stigmatizzazione, come viene presentata nella vita del Beato Francesco di Tommaso da Celano, c'è una specie di malessere, di controversia. Nel suo trattato sull'avvento dei frati minori in Inghilterra, compilato nel 1258, Tommaso da Eccleston ne ha conservato l'indizio. Anche fratello, questa fonte di solito non viene citata. Anche fratello Leone, compagno di San Francesco, disse a frate Pietro, ministro provinciale d'Inghilterra, che l'apparizione del serafino a San Francesco era avvenuta mentre egli stava rapito in contemplazione e che quella apparizione era stata molto più evidente di quello che si era scritto nella sua vita e che molte cose gli erano state rivelate in questa apparizione che egli non aveva mai comunicato a nessuno. San Francesco però aveva rivelato a frate Rufino, suo compagno, che quando aveva visto l'angelo ancora da lontano ne era rimasto molto spaventato e che l'angelo l'aveva colpito duramente e gli aveva detto che il suo ordine sarebbe durato fino alla fine del mondo, che nessun frate di cattiva volontà vi avrebbe perseverato a lungo, che nessuno che odiasse l'ordine sarebbe vissuto per lungo tempo, che nessun religioso che amasse il proprio ordine avrebbe avuto una fine cattiva. Poi San Francesco aveva comandato a frate Rufino di lavare e di ungere con olio la pietra su cui l'angelo si era posato ed egli obbedì. Queste cose che scrisse frate Garino da Sedenfield gli erano state riferite personalmente da frate Leone. Pietro da Tewkesbury fu ministro della provincia d'Inghilterra dal 54 al 58. Potrebbe aver conosciuto Leone in occasione del capitolo generale del 57 che si tenne a Roma un anno prima della redazione del trattato di Tommaso di Eccleston. Garino è probabilmente il socio che accompagnava il ministro provinciale nei suoi viaggi, quindi Garino avrà preso appunti, poi passato le sue note a Tommaso da Eccleston. La testimonianza orale di Leone è composta da due parti. Il contributo personale del compagno consiste soprattutto nel contraddire la vita del Beato Francesco, riproverando a Tommaso da Celano di aver complicato ciò che era semplice, ma sfortunatamente senza rivelare questa evidenza. Per il resto Leone riporta la testimonianza di Rufino, che ripete una confidenza fatta lì da Francesco sull'apparizione del serafino e riporta l'ordine che venne dato a Rufino di lavare e di ungere la pietra. Niente sulle stimmate, neanche la parola, ma un duro colpo inferto dall'angelo. La creatura celeste non si sarebbe accontentata di volare, si sarebbe posata su una pietra che ormai si doveva consacrare con l'olio, il senso dell'unzione. Invece l'idea di rivelazione fatta dall'angelo non è mai presente nelle fonti primitive, è chiaramente un'invenzione della memoria che si indirizza ai frati coevi della redazione del trattato. Questa fonte, come dicevo, è raramente tenuta in considerazione per la storia della stigmatizzazione, però autentifica la presenza di Rufino sulla Verna e il suo ruolo di confidente di Francesco. Era lui l'anonimo citato da Tommaso
nella sua prima vita, a chi il santo avrebbe rivelato il mistero. Questo particolare è veridico, perché i frati inglesi si sarebbero inventati l'intervento di qualcuno, Rufino, che era morto almeno dal 1253, e perché Leone avrebbe attribuito a qualcun altro, Rufino, il ruolo di confidente, se questo ruolo fosse stato il suo. A mo' di conclusione, in un sermone tenuto a Parigi nel 1255, Bonaventura aveva messo in guardia contro ogni interpretazione erronea delle, cito, cause inferiori delle stigmate. E lui dice: era al di sopra di ogni artificio, poiché non aveva le mani escoriate o perforate, ciò che può essere ottenuto con qualche strumento di ferro o di legno. I chiodi, invece, erano spuntati dalla carne stessa, avendo da una parte la capoccia e dall'altra erano come piegati. Si erano separati, erano diversi dal resto della carne, delle mani e dei piedi, in modo talmente mirabile che nessuno dei credenti potesse dubitare che quei segni potessero essere impressi in modo diverso che per uno straordinario miracolo. Ecco, cari amici, ho citato le fonti, ho affermato la realtà delle cosiddette stigmate in conformità al metodo storico, sull'origine di tale cicatrici, ognuno si farà la propria idea. Grazie. Allora, vi propongo, se siete esaurito come sono io, di fare una piccola pausa. Sono le 4:20, facciamo la pausa fino alle 4:40, 20 minuti. A 40 precise ci ritroviamo qui per sentire Rosa, poi Pietro. A presto! Allora, riprendiamo i nostri lavori. Rimangono due comunicazioni e vi ricordo che dopo avremo un bel tempo, spero, di scambio, di dialogo. Adesso sta per prendere la parola Rosa Giorgi. Rosa è storica dell'arte, ha studiato all'Università del Sacro Cuore di Milano ed è da qualche anno la direttrice del Museo Cappuccino di Milano, che è veramente un posto da visitare assolutamente. Non soltanto lei fa la direttrice del museo conservando le opere, ma veramente lei sa mettere queste opere in rilievo e sa farci, lei dice che è il suo scopo, sa farci penetrare all'interno delle opere d'arte. E quindi tocca a lei adesso seguire la memoria delle stigmate nell'arte principalmente, anche nella letteratura, e le lascio la parola per il terzo intervento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Io vi accompagnerò in un percorso che è proprio il percorso dell'immagine. Fino a questo momento si è parlato di segno e di narrazione e io cercherò attraverso l'immagine, cioè attraverso le opere d'arte, di mostrare, di capire insieme a voi come si è tentato di dare figura a tutte queste parole, alle fonti e quindi al dato storico, ma anche a tutto quello che è stato un percorso anche di devozione. Su alcune immagini mi soffermerò di più, su altre passerò magari come esempio di persistenza. Ecco, e cominciamo con il segno. Questa è una miniatura, una lettera miniata, è la lettera D di un messale,
in cui Francesco mostra le stimmate. Allora, rispetto a tutto quello che è stato detto fino adesso, è assolutamente un controsenso, perché Francesco non ne ha mai parlato, non le ha mai fatte vedere nessuno e ha cercato di tenerle nascoste. Ma l'arte ha bisogno del segno. L'arte ha bisogno di quello che chiamiamo normalmente l'attributo iconografico, cioè quell'elemento di riconoscimento. Non basta l'abito per Francesco, e quindi sarà un abito, l'abito che usavano i francescani nel momento in cui il pittore dipinge, quindi c'è sempre questa identificazione. Ma ci vuole quel segno, perché altrimenti questa figura potrebbe essere la figura di un altro santo francescano. Francesco d'Assisi lo riconosciamo per quell'abito e per quel segno, che in questo caso viene presentato e reso evidente. Ma non sempre è stato così. Questa è un'opera dell'inizio del Cinquecento. Andiamo ad una delle più antiche raffigurazioni, immagini di Francesco, il dipinto del Sacro Speco di Subiaco. La datazione è certa, 1228, quindi siamo in una data importantissima, l'anno della canonizzazione, eppure qua le stimmate non ci sono. Quindi all'origine dell'immagine di Francesco possiamo osservare che non sono i segni alle mani, al costato o ai piedi che lo rendono riconoscibile. In questo momento sembra che ancora gli artisti non abbiano avuto il coraggio, mi verrebbe da dire, di inserire quel segno che diventerà il suo completamente riconoscibile. Ciò che lo rende riconoscibile è l'abito, è il cartiglio, pace a questa casa, quindi il saluto francescano di pace che gli si attribuisce nelle fonti, l'abito naturalmente, il cappuccio portato sul capo. Siamo ancora nel 1228, il cappuccio portato sul capo indica un momento in cui l'ordine è itinerante, non ha ancora dimore stabili, e quindi era proprio l'uso di muoversi, di viaggiare con questa immagine che viene riconosciuta anche a Francesco. Ma certamente c'è un po' alla volta l'evoluzione. Ecco, questo è uno dei delle numerose tavole realizzate da Margaritone d'Arezzo con l'immagine di Francesco, quindi tavole che sono state riprodotte quasi alla maniera dell'icona, quindi con un canone che si è ripetuto in varie situazioni, ne conosciamo diverse. Questa è quella della Pinacoteca Vaticana. Vedete subito che è cambiato qualche cosa. Qui le stimmate ci sono e sono anche mostrate perché Francesco alza la mano e ci mostra quel segno che non è ancora riconoscibile come escrescenza carnosa, che non è un chiodo e che viceversa può presentarsi come una piccola ferita. Sì, se noi andiamo a ben guardare in queste raffigurazioni, in queste segni, andiamo a trovare anche il colore rossastro esterno più scuro all'interno, quindi potremmo immaginare quel segno del chiodo che le fonti ci dicono, ma non c'è il chiodo ribattuto. Allora, l'artista medievale, nella raffigurare questi segni su Francesco, fa già una sintesi, cioè non è così descrittivo come secondo le fonti. Altro esempio, ve lo propongo, nel Terzo Maestro di Anagni. Questa è una tavola conservata al Louvre, siamo intorno agli anni 30-40 del 1200, per cui siamo veramente di fronte all'origine dell'immagine di Francesco, anche qui cappuccio sul capo, e andiamo a osservare questi segni, queste stimmati, come sono raffigurate. Intanto compare la lacerazione dell'abito all'altezza del costato. Ecco, questo è un passaggio successivo. Non bastano le mani, non bastano i piedi, e quindi l'abito non arriva a coprire i piedi, ma li lascia scoperti perché si veda la ferita. In questo caso finalmente si apre, si straccia,
si fa questa lacerazione appunto nell'abito affinché si possa vedere la ferita, ed è una ferita che sanguina, e queste ferite sono come dei bolli scuri contornati di rosso. Quindi, ripeto, è una sorta di sintesi. Ma dalle fonti abbiamo sentito che si era parlato di fulgi, di segni. Allora, questo fulgore come può essere rappresentato? Un altro esempio lo troviamo qua. Andiamo avanti nei secoli. Siamo verso la fine del 300. Guardate bene che questo San Francesco non è un'immagine, cioè certamente sia l'immagine del santo isolata, ma non è, e non è esattamente una narrazione, ma in sé è un'immagine simbolica molto importante, perché è Francesco che sposa Madonna Povertà. Avrete notato che vi è questa figuretta alata e Francesco le pone l'anello al dito. Quindi è un'immagine simbolica della scelta di vita in povertà di Francesco, ma nello stesso tempo possiamo tranquillamente soffermarci su queste meravigliose stimmate. Qui il segno è un segno raggiato, e quel fulgore che si riporta nell'immagine di sintesi non solo come la ferita, ma quasi come un fuoco con questi raggi dorati. A questo momento la fonte è sempre quel fulgore di cui dicevamo precedentemente, ma poi arriverà molto più tardi chi lo fissa nella letteratura e ci dà una motivazione affinché gli artisti possano avere, diciamo, la libertà di raffigurare così le stimmate. E ho parlato di libertà perché effettivamente c'è una grande libertà da quel segno di sintesi di epoca medievale. Francesco, io vi propongo solo la tavola centrale di un trittico di Cristoforo Caselli che rappresenta tre santi francescani. A fianco di Francesco ci sono da una parte Giacomo Giovanni da Capestrano e dall'altra Ludovico di Tolosa. Vediamo solo la tavola con Francesco, naturalmente lo vedete su un podio, su un piedistallo, ci mostra le stimmate, ormai su quel controsenso, diciamo così, ci siamo abituati, nessuno protesta più. Questo è l'elemento distintivo del santo, che pare naturalmente non soffrire di questo, né tantomeno gioire, non c'è, è soltanto un segno che ci viene portato. Ma vi mostro come Cristoforo Caselli definisce questi segni. Qui ci sono dei chiodi. Qui ci sono dei chiodi che non sono i chiodi ribattuti. Quelli li vedremo soltanto nella precisione così dell'escrescenza carnosa, dell'elemento ribattuto, nel 600. Quando c'è una ripresa delle fonti in tutta la storia dell'arte cristiana, si va alle fonti in modo diverso, e quindi nella necessità che anche l'arte possa riprendere una forma che sia più aderente. In questo caso c'è un'interpretazione. E allora vediamo questi chiodini che escono puliti puliti da un foro. Certamente c'è una colorazione quasi, andiamo a vedere anche ai piedi, quasi rosso ruggine, ma è certamente qualche cosa di poco veritiero, irrealistico che noi vediamo, tanto che a un certo momento qualcuno tuonò. Bernardino da Siena, in una predicazione nella festa delle stimmate, siamo nel 1427, così appunto tuonò: sonci dei dipintori, a udire i quali, quando depengono Santo Francesco, il depengono con le piaghe rosse. Veramente egli ebbe pertusate le mani e i piedi, e come ebbe Cristo Gesù per li chiodi, così ebbe aperto il costato. Insomma, Bernardino da Siena a un certo punto cerca di mettere un punto, scusate il bisticcio, ci vuol proprio dire, anzi
predicava addirittura dicendo: quello non è l'elemento veritiero, non possiamo fermarci a un segno. Anzi, ci è stato proprio detto che lo scriveva Bonaventura, questo segno non ci dice, ci direbbe che potrebbe essere stato inventato, falsato una verità, ma proprio questi chiodi che sono escrescenze carnose sono il vero segno di Francesco. Devo dirvi che effettivamente poi i pittori hanno ascoltato forse Bernardino, ma non hanno mosso molto, hanno cambiato molto la loro maniera di dipingere, anche perché probabilmente nel momento in cui si innesta una tradizione figurativa, è come dire, è una parola nota che permette all'osservatore come all'uditore di capire immediatamente, e l'arte si piega alle necessità di comprensione, pur tante volte facendo delle innovazioni. Avevamo visto queste splendide, queste ferite, questo fulgore delle ferite che dalle fonti ci viene riportato. Ecco che molto più avanti rispetto alle fonti delle vite, quindi dalle fonti medievali, sarà un autore della nostra letteratura, Torquato Tasso, che in un sonetto dedicato a Francesco va a descrivere le stimmate, l'ho posto in grassetto, come stelle, le vedi fiammeggiare, cosperse, poi va avanti tutta la narrazione. Allora, le stimmate sono come delle stelle e possono essere fiammeggianti. C'era prima una tradizione visiva che abbiamo visto già presente nel 300, ma a un certo punto anche la letteratura coglie questo elemento e lo fa diventare un elemento presente e quasi costante. C'è un altro fatto interessante nella storia dell'arte che ho desiderio di proporvi. Il fatto che la stigmatizzazione, appunto, abbiamo parlato di segno, e quindi è un segno presente, è il segno distintivo di Francesco, ma poi, ecco, ha tutto il suo percorso nella narrazione figurativa. Credo che nell'immaginario di tutti ci sia l'affresco di Giotto nella Basilica Superiore, ma che non è stato il primo, e vedremo come, ma poi questa momento straordinario vissuto da Francesco si inserisce in maniera molto particolare all'interno di iconografie cristiane che non avrebbero, diciamo, bisogno di quello, o quantomeno, provo a spiegarmi meglio, c'è una contaminazione tra la tradizione dell'iconografia cristiana e l'iconografia di Francesco. Quasi a, anzi certamente a voler ribadire la presenza di Francesco nella storia della Chiesa e sostenerla come sua capacità e sua peculiarità nell'aver seguito il Vangelo, tanto da avvicinarsi non solo nella sua vita ma anche nell'iconografia, all'iconografia di Cristo. Vi porto questo esempio, che è un'opera che io ritengo straordinaria, dico tra parentesi che sarà esposta al Museo dei Cappuccini di Milano dalla fine di questo mese per 3 mesi, che vedete tutti è una trinità. Ma è una trinità in cui l'artista ha voluto raffigurare Francesco e Maria Maddalena ai piedi del figlio. Quindi io non posso dire che iconograficamente questa sia una cosa diversa, è una trinità con Francesco e Maria Maddalena. Ma se andiamo a ben vedere, Niccolò di Pietrogerini ha creato uno speciale legame tra Cristo e Francesco, perché tra la figura di Cristo in croce derivano i raggi dorati che specificatamente dalle mani di Cristo, dal costato di Cristo e dai piedi incrociati e piegati sotto un solo chiodo di Gesù vanno esattamente alle mani, ai piedi e al costato di Francesco.
Io però non posso dire che questa è l'immagine della stigmatizzazione, perché è Cristo in croce sorretto dal Padre, è un'immagine della Trinità, non è la visione del Cristo, del Serafino crocifisso. Quindi abbiamo un intreccio, una commistione di iconografie che hanno, a mio avviso, un obiettivo molto chiaro. Ai piedi del Cristo, dall'altro lato, c'è Maria Maddalena. Quindi si fa memoria della narrazione della crocifissione. E Maria Maddalena è discepola. Francesco è discepolo. Ecco, e questo suo discepolato si esprime chiarissimamente nel culmine, l'elemento più alto, nel ricevimento dei segni della passione di Cristo, direttamente da Cristo in croce. Vi propongo altri esempi di queste commistioni iconografiche, dove appunto la narrazione diventa se stesso quasi un segno, un'evocazione, un eco. Il tema di questo dipinto è San Girolamo penitente, è evidente, ma nello sfondo di questa scena, esattamente come eco, vi è Francesco, inginocchiato quasi come San Girolamo, che riceve le stimmate dal Serafino crocifisso, così come Girolamo, torno un attimo indietro, è inginocchiato e a questa azione di penitenza si batte il petto di fronte alla figura di Cristo. Questo è un crocifisso costruito da uomo e per Francesco abbiamo viceversa proprio la visione. E non credo che sia un caso che Francesco in questo caso sia inginocchiato sopra un volume, un libro che è quasi un trait d'union con Girolamo. Girolamo, lo sappiamo, compositore, revisore, scusate, della traduzione e della Bibbia dal greco al latino. Francesco con la sua stessa vita ha rivissuto il Vangelo di Cristo. È il nuovo, è l'araldo di Cristo. Ecco, tutto questo si ripropone. Questo tipo di immagini, cioè di altre iconografie cristiane, qui vedete una Madonna in adorazione del bambino, e la stigmatizzazione di Francesco, di nuovo, ce l'abbiamo come eco finale. Quindi come Francesco inserito veramente nella storia della salvezza, inserito come protagonista di un Vangelo che continua. Ecco, questo tipo di rappresentazioni sono tutte circoscritte nel corso nella fine del 400, praticamente solo realizzate da maestri attivi in Toscana. È tutto un percorso che chissà un giorno riuscirò a studiare, perché non è per niente studiata questa particolarità iconografica. E poi abbiamo il tema della narrazione. Sul segno abbiamo visto che gli artisti sono riusciti a darci un'immagine. Parallelamente incominciano a esserci le produzioni delle pale d'altare con l'immagine di Francesco e pale d'altare storiate e storie della sua vita, e naturalmente anche la scena della stigmatizzazione incomincia a essere inserita. Questo è un dettaglio della pala d'altare di Bonaventura Berlinghieri, conservata oggi a Pescia, e qui compare appunto la stigmatizzazione. Come rappresentarla? Abbiamo un luogo, la Verna, abbiamo una situazione, la Quaresima, le fonti ci parlano di una visione, è un fatto inaudito, nessuno aveva mai vissuto questo, cioè non esiste un'iconografia precedente. A che cosa guardano gli artisti quando cercano di immaginare Francesco in questa situazione? Con molta probabilità guardano a questa iconografia. Ecco, questa è una formella che viene dalla chiesa di Santa Maria in Episcopio, siamo a Benevento, alla fine del XII secolo, e rappresenta la preghiera di Gesù nei Getsemani. Guardiamo la postura di Gesù, viene ripreso quell'elemento. Vi faccio un altro esempio, questo è una riproduzione
una foto d'epoca di Alinari, dei mosaici di San Marco a Venezia. Guardate com'è inginocchiato Gesù. Allora Francesco, in questa situazione, viene studiato dagli artisti come, in una preghiera angosciata, come era angosciata la preghiera di Gesù nei Getsemani. E allora c'è un parallelismo, c'è una ricerca di un'iconografia. Vedete che all'origine non c'è il testimone. All'origine questo è un episodio isolato per Francesco, arriverà dopo. Perdonatemi il passaggio temporale, ma mi serve per spiegare. Questa è una stigmatizzazione di Francesco del Guercino, siamo nel 1633, oggi è conservata al Museo Diocesano di Novara, ma venne realizzata per San Giovanni per i Cappuccini e San Giovanni in Persiceto. Gli artisti post-tridentini e soprattutto nel rinnovo dell'arte tra fine 5 e inizio 600 ragionano come gli artisti all'origine di questa iconografia, perché secondo quella che era la nuova lettura dell'arte che si fa in quegli anni, bisogna tornare all'origine, riguardare le fonti e ritornare quindi al punto di partenza per coinvolgere il più possibile l'osservatore nel tema sacro. E allora anche nel 600 l'immagine della stigmatizzazione ci ricorda la preghiera nell'orto. Solo che a questo punto c'è già stata tutta un'evoluzione con la presenza del testimone. Ed ecco che questo... perché abbiamo la sala completamente illuminata, io non... come faccio? Se si potessero spegnere le luci... Almeno a livello... poi non ce la fa più lui. Sopra, su di noi... No. Mi dispiace, io... no. Fidatevi della mia parola. Adesso tutti i seicenteschi non li vedremo. Se io... non vi posso illustrare. Allora, il testimone qui, vedete qualche cosa? Dorme appoggiato ad un libro, esattamente come nell'iconografia dell'orto, della preghiera nell'orto, Pietro, Giacomo e Giovanni sono addormentati. Ecco, questo parallelismo è molto importante. Quindi abbiamo detto un luogo, una situazione, ecco che man mano nei secoli si costruisce l'immagine, quindi dobbiamo tornare indietro, e la situazione è la visione. Se noi oggi, 2024, parliamo di Serafino, tra di noi al bar, come ce lo figuriamo un Serafino? La maggior parte dei nostri interlocutori diranno: ma sì, quegli angioletti con le testoline, con le ali sotto il mento. Nel corso del 200 c'era molta più chiarezza rispetto alle nove gerarchie angeliche e a quello che era stata l'immagine che si era data a partire dalla visione di Ezechiele, e quindi di queste figure con tre paia di ali. E quando Francesco vede, ha questa apparizione, probabilmente ha la memoria di questi serafini che si vedevano in certe raffigurazioni del giudizio universale. E quindi era logico per un osservatore del 200 riconoscere in quella figuretta che vedete in alto a destra il Serafino. Anzi, all'inizio è molto più una figura angelica che l'immagine del crocifisso. E questo Serafino vedete che viene dal cielo. Nel fondo oro di questa scena, della Verna, con una prima costruzione di quello che poteva essere il santuario, ecco che questi segni azzurri, degradanti, indicano il cielo, ma il cielo come sede del Padre, cioè questo l'inviato celeste. In questa immagine vi faccio notare un'altra cosa. Abbiamo dei fasci di luce che si perdono nel fondo oro e che vanno direttamente al capo di Francesco attraverso la sua aureola, e non sono quei raggi che partono dal Serafino e vanno mani e piedi e costato. Questo arriverà più tardi nella lettura, grazie anche alla lettura di San Bonaventura. All'inizio questi raggi non ci sono, è diversa la scelta di rappresentazione. Ecco, mi fermo un secondo su questo bellissimo angelo
ed è il serafino del maestro di San Francesco, Basilica Inferiore, siamo negli anni 40 del 300, purtroppo Francesco l'abbiamo perduto per l'apertura delle cappelle laterali successivamente. Notate come questo serafino abbia proprio la tipologia degli angeli bizantini, con la sua chioma, probabilmente aveva anche un diadema sul capo, le ali lo coprono completamente e vediamo soltanto le braccia stese e i segni alle mani e ai chiodi. Ora questa è un'immagine che torna, queste sono proprio le persistenze tra gli anni 40 e 50 del 200 e i raggi arrivano sul capo di Francesco, non alle mani e ai piedi. È proprio un passaggio molto particolare che viene poco dopo. La fonte di Tommaso non ci permette di pensare questa corrispondenza così precisa. Sarà Giotto, questo sì, dobbiamo dirlo, che per primo è così preciso. E notate che qui adesso abbiamo anche il testimone. Per cui, questo è logico, per gli storici dell'arte non è una questione di stile osservare una stigmatizzazione o un'altra. C'è dietro molto altro, c'è dietro la conoscenza delle fonti, c'è dietro una comunità, che sia quella dei frati o del luogo, che ha bisogno di comprendere, e allora cambierà la raffigurazione. Questo faccio un passaggio veloce, ho visto l'ora, chiedo scusa. Ecco, ad esempio qui non abbiamo la Verna, ma abbiamo una chiesetta e abbiamo un serafino che invece è un cherubino, perché ha gli occhi nelle ali. Sono finezze per noi, ma era molto importante per l'epoca. E questo serafino può anche diventare l'angelo con la ruota ai suoi piedi, proprio secondo la visione di Ezechiele. Quindi ci sono proprio questi passaggi, questi legami scritturali. E Francesco, guardate che qui è presso un monte, come esattamente qui è presso una grotta. E la grotta era proprio quel segno di legame all'Antico Testamento, è la figura di Elia. Quindi c'è qui una conoscenza profondissima del valore dell'inserimento della stigmatizzazione di Francesco in un percorso, non soltanto nel mio caso di storia dell'arte, ma di storia della Chiesa. Il serafino può anche essere assente. In questo dipinto di Giovanni Bellini non c'è. Infatti l'opera ha delle letture iconografiche molto particolari, ma è indubbio che questo Francesco in piedi sia di fronte alla visione. Il serafino non c'è, ma quella pianta che noi vediamo nell'angolo in alto a sinistra prende una luce straordinaria da fuori, cioè da quel sole che è il sole divino, e ricorda quel roveto ardente che riguardava una rivelazione, come tutti sappiamo, a Mosè. E non è un caso che vicino allo scrittoio, è un artista rinascimentale, quindi dobbiamo entrare anche nello studio, nello studiolo di un, come dire, di un cultore della materia. Vicino allo scrittoio in basso vediamo degli zoccoli abbandonati. Togliti i calzari perché sei in un luogo sacro. Ecco, questa è una delle opere più ricche dal punto di vista simbolico, ma io ve la porto ad esempio di come la narrazione non può essere uguale a se stessa, perché ogni tempo ha bisogno di segni e di simboli diversi. Bartolomeo della Gatta, e andiamo nello specifico del nostro serafino, ce lo rappresenta. In realtà quello che interessa a lui è la figura di Cristo in croce, più di tutto radioso. Semplicemente poi poggia i piedi su questa testolina alata. Cambia completamente la capacità di recepimento dall'osservatore e di narrazione. E le stimmate qua sono proprio le stimmate. Torniamo indietro. Le stimmate. Opla, scusate. Completamente raggiate. Si arriva a
casi straordinari in cui addirittura anche Francesco si eleva. Questa è un'opera realizzata per il terzo ordine di Madrid, e qui c'è una comunità che chiede una cappella con delle immagini fatte in un certo modo. Quindi c'è tutta, come dire, la storia di quella comunità che va a interpretare la stigmatizzazione come un'elevazione spirituale, che diventa nell'immagine una elevazione fisica. E questa conformità tra Francesco e Cristo è evidente perché hanno esattamente lo stesso profilo. E qui finalmente vediamo in Cristo dei chiodi che sono delle capocchie molto grosse, e in Francesco lo stesso segno però carnoso, per cui c'è una ripresa. Non voglio correre, per cui salto qualche cosa. Non confondiamoci quando andiamo a vedere questa stigmatizzazione di Caravaggio nel credere che l'angelo che lo soccorre sia il Serafino. Questa è un'aggiunta ancora collegata all'antica iconografia, all'iconografia di Cristo della preghiera nell'orto e dell'angelo consolatore, l'angelo che porta soccorso. Qui chiedo scusa, ma dovrete veramente fidarvi di me. È stata citata la fonte dei fioretti, è stato citato quella visione che i pastori ebbero di quella luce sfolgorante. Ecco, nella profondità, nel secondo piano di rappresentazione di questa scena, si vede un fuoco che è chiaramente un fuoco di un bivacco dei pastori, e si intravedono le figurine dei pastori che vanno, e vanno naturalmente verso quel luogo. Il 600, soprattutto in ambito cappuccino, questo elemento li ripropone. Un salto al 700 per vedere quanto si possano contaminare gli elementi. Francesco cade in una sorta di svenimento, è soccorso da un angelo, il Serafino addirittura ha quattro paia di ali, quindi libertà completa, perché tanto l'osservatore non lo capirebbe più. Chiudo con questa immagine, che è un'incisione realizzata per la Biennale di Venezia del 1926. Ho scelto questa immagine perché è stata proprio fatta per il settimo centenario della morte di Francesco, e noi ci stiamo avvicinando. Quindi in ogni momento gli artisti si sono interrogati cercando una raffigurazione, un'immagine che corrispondesse anche al sentire di quel momento. Questo Francesco è proprio Francesco della fine 8, inizio 9. È il cantore della natura. Sta immerso completamente nella natura. L'artista non ci mostra il Serafino, perché mostrare un angelo adesso magari sarebbe troppo. E quindi vediamo questa luce che viene dall'alto dei cieli. Ed è un Francesco che è così legato alla natura che, come dire, è appoggiato al ramo, a questo albero spoglio. E tutta quella povertà, la scelta di vita di Francesco e tutto il suo cantare la natura, uso un po' anche quei termini che erano i termini dell'epoca, vengono a combinarsi nell'immagine del santo stigmatizzato. Era inginocchiato presso quella croce poverissima che vedete raffigurata di fronte a lui, confitta su una roccia, e adesso è completamente senza forze, ma retto da un albero secco, accogliendo su di sé queste ferite insieme alle creature, vedete questi uccellini che si avvicinano a lui e che non corrispondono assolutamente alle fonti che narrano appunto di questi uccellini che cantavano al suo arrivo, ma sono l'interpretazione del Francesco cantore della natura secondo il pensiero del Novecento. Grazie.
Grazie tante, cara Rosa. L'ultima immagine che ci hai mostrata avrebbe potuto illustrare prima del convegno, del festival, cioè attraverso le film, un'immagine molto patetica e molto forte. Se volete ritrovare quest'arte di Rosa, già vi presentato un corpus straordinario, poi vi permetteci di non soltanto vederlo, ma capirlo, di entrarci, vi consiglio di leggere il suo ultimo libro, Le stimmate di San Francesco, raccontate dall'arte, pubblicate dalle edizioni della Biblioteca Francescana di Milano. Un bellissimo libro, molto illustrato e molto chiaro anche nella sua sottilezza. Arriviamo alla nostra ultima relazione, quella di Pietro Del Coro. Pietro è docente all'Università di Bologna, al Dipartimento di Storia, Cultura, Civiltà, e basta, già è molto. Pietro è uno storico del Medioevo, lo definisco così. Certo, lui è specialista in letteratura religiosa, ma a partire dalla documentazione religiosa fa una storia sia delle istituzioni che della società e anzi dell'economia. Pietro di noi tutti è certamente colui che ha avuto la più grande apertura internazionale, perché ha insegnato in Germania, Paesi Bassi, Africa del Sud e fortunatamente ci è tornato qui a Bologna. Tocca a te, Pietro. Grazie. Grazie Jacques, grazie agli organizzatori, a chi mi ha preceduto. Allora, a me è stato affidato il tema di, in un certo senso, vedere come il discorso delle stigmate viene costruito quando si cerca di decodificarlo. E quindi ho intitolato così: Il segno delle stigmate è una storia plurale, e sarà plurale riguardo a Francesco, ma anche per ricordare che non c'è solo Francesco, ci sono anche altri stigmatizzati intorno a lui. E partiamo da questo punto, partiamo da un paradosso che è già emerso oggi. Francesco, uomo di una comunicazione dirompente, capace di parlare con il proprio corpo, nei circa 800 giorni che passano tra la sosta alla Verna e la sua morte ad Assisi, non parla di quanto sia successo, mantenendo un totale silenzio su quelle ferite, cicatrici, che poi verranno chiamate stigmate. Perché? Dovremo tornare su questo punto. Invece, subito dopo la sua morte, proprio questi segni sul suo corpo provocano una tempesta mediatica, potremmo dire, e insieme una crisi ermeneutica. Le ferite ci sono, almeno così dicono i primi testimoni e ce l'assicura anche Jacques, quindi siamo sicurissimi, ma vanno interpretate. Francesco parla con il suo corpo, certo, il corpus franciscanum, ma questi segni sono una sorta di geroglifico che richiede subito di essere decodificato. E siccome l'interpretazione non è univoca, si innesca una reazione a catena, una riflessione e anche una disputa secolare che attraverso le immagini, lo abbiamo appena visto, e le parole, ha un impatto profondo non solo sull'ordine dei frati minori, ma su ampi settori della cultura e spiritualità dell'epoca medievale e oltre. Fin da subito, frate Elia, nell'annunciare all'ordine la morte di Francesco, si sofferma su queste ferite, impostando una prima lettura. Da un lato rivendica come siano eccezionali, un miracolo del tutto nuovo, un portento mai udito, qualcosa che deve suscitare grande gioia perché, nella logica di Elia, sostanzialmente certificano, senza ombra di dubbio, la santità di Francesco, permettendo quindi di esultare nel momento del suo distacco dai frati. Dall'altro lato, Elia, glissando totalmente sulla loro origine, parla di cinque piaghe che mostrano Francesco come crocifisso e le collega a un versetto biblico, l'abbiamo già sentito, quello in cui Paolo Apostolo, scrivendo ai Galati, dice
porto nel mio corpo le stigmate di Cristo. Passo anche in questo caso connesso al tema dell'annuncio di Cristo crocifisso. E in latino questo suona così: ego enim stigmata domini Jesu in corpore meo porto. Immaginiamoci un frate colto, ormai ce ne sono molti nell'ordine, davanti a questo riferimento in questa lettera. Come l'avrebbe inteso? Beh, se fosse andato a vedere il commento biblico di riferimento dell'epoca, la glossa, avrebbe visto che da un lato si spiegava che sono i segni, signa, della milizia Christi, i quali provano l'appartenenza a Lui. Mentre sul margine, un commento più esteso, dove ci si riferisce ad Agostino, sottolinea come con stigma vada intesa una puntura o incisione, marchio, fatto con uno strumento di ferro. E quindi con la parola stigmata, Paolo identificherebbe i segni delle persecuzioni che ha patito in nome di Cristo crocifisso e per i fedeli. Stigma, nota, signum, punctum, questi sono i termini. Non molto viene detto, ma va colto come fin dal testo di Elia si cerca di leggere l'ignoto, il nuovo, con riferimenti consolidati. Il riferimento al crocifisso e alle sue piaghe, l'esempio di Paolo, le categorie del discorso biblico condiviso da chi scrive e chi legge, anche se magari condivise non in senso univoco, con sfumature diverse e possibili fraintendimenti. Non mi soffermo sulla descrizione che Elia fa in questa lettera delle ferite del corpo di Francesco, né su come il primo agiografo Tommaso da Celano costruisce la scena della Verna, in cui, come abbiamo sentito, rinegozia anche la descrizione di queste ferite. Mi interessa invece un altro punto di questa prima grandiosa geografia, cioè laddove Tommaso le trasforma le stigmate in discorso, in insegnamento. E ricordiamo che l'agiografo porta il nome dell'apostolo che aveva voluto toccare le ferite di Gesù per certificare la risurrezione. Infatti la scoperta delle stigmate viene presentata come il primo e più eclatante dei miracoli che fioriscono dopo la morte di Francesco. E al termine della seconda parte della sua opera, Tommaso da Celano dice che ora Dio rischiare il mondo di nuovi molti miracoli, così come fino alla sua morte Francesco lo aveva illuminato mirabilmente con gli insegnamenti della sua santa predicazione. Il corpo miracoloso quindi prolunga, sostituisce la predicazione. Ed è qui, in una delle sezioni teologicamente più impegnate del testo, che Tommaso inserisce una sorta di sermone. Si decodifica il significato delle stigmate, presentate come i segni del martirio e un memorabile sacramentum, utilizzando la lettura simbolica delle ali del serafino, che diventano specchio non solo di quanto Francesco ha fatto, ma anche di quanto Tommaso propone come modello a sé e ai suoi lettori, cioè anzitutto ai frati. In particolare le ali del serafino, che si stendono sopra la testa toccandosi, raffigurano la pura intenzione e la retta azione necessarie nell'agire. Le due ali con cui il serafino vola sono la capacità di offrire al prossimo una duplice carità, la parola di Dio che nutre l'anima e l'aiuto materiale che sostiene il corpo, sottolineando così la capacità di congiungere queste cose dicendo che è rarissima e Francesco l'aveva. Le due ali che coprono il corpo, nudo di meriti, sono la vita nella penitenza, dove ci si riveste di innocenza tramite la contrizione e la confessione. Tommaso sottolinea come Francesco, presentato come un exemplum imitabile, ebbe appunto la forma di questo serafino. Vivendo sempre crocifisso, dice,
portava sempre Gesù nel cuore, Gesù sulla bocca, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le membra. In quello che è a tutti gli effetti un breve sermone, l'anatomia del Serafino serve quindi a guidare i frati verso quella assoluta coerenza, unità, simplicitas che connota in maniera radicale Francesco, opposta per l'agiografo alla duplicitas di quanti, dice, esteriormente si uniformavano a Francesco e interiormente lo deridevano, lo applaudivano davanti a tutti e lo schernivano alle spalle, come appunto Tommaso denuncia in un passaggio molto polemico alla fine della scena della stigmatizzazione. In questa lettura l'agiografo propone quindi ai frati di porsi con Francesco davanti al Serafino crocifisso e interpreta il prodigio come un programma radicale di vita, come un invito alla sequela Francisci, laddove le ferite manifestano e certificano un atteggiamento di fondo di Francesco, qualcosa che era visibile e conosciuto dai suoi compagni. Si dice infatti, i frati che sono vissuti con lui, infatti sanno, e poi si elencano una serie di azioni quotidiane che provavano questa immersione totalizzante di Francesco nel portare Gesù nella propria vita. Basta però spostarsi di alcuni anni e si trova, sempre nei testi prodotti dal giovane ordine, una funzione diversa delle stigmate, codificata nelle antifone che chiudono l'ufficio ritmico, cioè nella presentazione ufficiale di Francesco nella liturgia, veicolo potentissimo nel definire la memoria e l'autorappresentazione dell'ordine stesso. Riprendendo un passo di Tommaso da Celano, Giuliano da Spira, colto frate che è attivo a Parigi, da un lato presenta Francesco come intercessore e protettore dell'ordine. È il padre che nei cieli intercede per la sua famiglia, mostrando a Cristo le stigmate nel fianco, nei piedi, nelle mani, c'è un gioco di rispecchiamento tra lui e Cristo, chiedendo che i frati siano guidati da un vicario degno di tale compito. E dall'altro lato, in un altro passaggio che non vedete sulla slide, si dice che l'apparizione del Serafino era stata un dono, replicabile o no, che aveva permesso a Francesco di portare la forma della croce col cuore, le parole e le azioni. Sono lievi slittamenti, ma che in fondo trasformano le stigmate di Francesco in un potere, piuttosto che in una provocazione, in un'arma, una forza, piuttosto che una domanda. Si esalta la grandezza di Francesco, piuttosto che chiedersi che cosa dobbiamo fare. La tensione tra questi due elementi, che cogliamo fin dai primissimi testi, innerva la relazione dell'ordine con le stigmate di Francesco, le quali possono diventare motivo di orgoglio, di rivendicazione di uno statuto speciale, oppure, o anche e insieme, una sfida, una provocazione scomoda. Insomma, Francesco è il più grande o è il più difficile? Né l'uno né l'altro, avrebbero risposto in molti nel Medioevo. Perché è solo un'illusione ottica costruita ad arte dalla forza anche culturale dell'ordine dei frati minori a isolare i segni sul corpo di Francesco, a presentarli come unici e inauditi, come fa abilmente già Fratelia. Gli studiosi hanno ormai messo in luce in maniera sempre più ricca, e qui ricordo gli studi di Gilles Constable, Gabor Clanitza e Caroline Müssig, come nei secoli centrali del Medioevo, prima e dopo Francesco, vi sia un'abbondante fioritura di uomini e donne che portano e manifestano sul loro corpo le ferite della passione di Cristo. Il caso di Francesco ha alcune specificità, ma non è affatto isolato.
Penso quindi sia per noi utile richiamare alcuni di questi corpi parlanti per recuperare appunto come il discorso sulle stigmate sia intrinsecamente plurale, ben oltre a Francesco, il cui caso venne comunque discusso a lungo, suscitando non solo dubbi e perplessità, ma anche interpretazioni assai differenti sull'origine e quindi anche il significato di tali segni. Nel corso del 200, ad esempio, la storia di uno dei primi martiri cristiani, Ignazio di Antiochia, si arricchì di un nuovo episodio. Durante le torture del martirio, all'ingiunzione di smettere di invocare il nome di Gesù, il martire proclama di portarlo inciso nel cuore. E una volta morto, aprendogli il cuore, si constata la presenza in esso del nome di Gesù, o in alcuni casi, in alcuni testi, invece della croce di Gesù. L'associazione di questo miracolo, che circolava già anche in precedenza autonomamente, al nome di Ignazio, avviene in alcune raccolte agiografiche domenicane, ma sarà una storia presentata assolutamente come vera anche dai frati minori. Nel 400, ad esempio, la utilizzano Bernardino da Siena, che aveva appena ricordato, e Giovanni da Capestrano, il quale, quest'ultimo dal pulpito, vi aggiunge anche il dettaglio del tiranno che fa tagliare la lingua a Ignazio, ma inutilmente, visto che comunque il suo corpo continua, con questi segni prodigiosi, a parlare. Famoso e più saldamente legato alla passione è poi il caso di Chiara da Montefalco, monaca agostiniana, la quale, a seguito di diverse visioni, afferma di portare nel proprio cuore la croce di Cristo. Puntualmente, dopo la morte, nel 1308, aprono il suo cuore e vi trovano non solo la croce, ma i simboli della passione. La certificazione del prodigio, fatta dai testimoni nel processo di canonizzazione, non sarà senza contestazioni, ma in fondo non lo era stata neanche quella di Francesco, è lo stesso meccanismo. La divulgazione di tale prodigio è meno diffusa di quella di Ignazio, ma anche in questo caso è proprio un predicatore francescano, Giovanni da Capestrano, a utilizzarlo per rafforzare con un riferimento più recente quanto detto a proposito di Ignazio, dicendo, sta predicando a Wroclaw nell'attuale Polonia, che, il testo è in latino ma ve lo dico in italiano ovviamente, in Italia c'è il cuore di una certa vergine dove sono presenti le armi della passione di Cristo, cioè la lancia, la croce di spine, i chiodi, eccetera, come se fossero scolpiti nella pietra, affermando che questo è successo perché lei custodiva nel cuore la passione di Cristo e perciò l'amore fece sì che le si imprimessero in tal modo le arma Cristi nel suo cuore. Il rimando a Chiara da Montefalco, che è abbastanza inusuale nelle prediche, indica agli ascoltatori un modello perfetto di interiorizzazione della passione, talmente forte da cambiare letteralmente la forma del loro cuore. Il terzo caso, particolarmente interessante, soprattutto per la sua fortuna iconografica, è quello di Walter o Guglielmo di Strasburgo, un frate predicatore. Nelle Vite Fratrum, scritte da Gérard di Fraché, questo frate domenicano, si dice, mentre era a Colmar nel convento dei frati minori e pregando rimeditavi i dolori della passione del Signore, sentì nel proprio corpo, proprio nei cinque punti delle ferite del Signore, tanto dolore che non poté trattenersi dal mandare un grande grido, rivelando così involontariamente questa prodigiosa esperienza mistica, ripetutasi poi in forme diverse anche in chiave mariana, sperimentando cioè il gladius che aveva trapassato il cuore della Vergine durante la passione. Con il racconto relativo a frate Walter si è in un certo senso dentro una linea che è dominante presso i domenicani, che non mette in discussione le stigmate di Francesco,
ma ne ridiscute la loro unicità. E si anticipa qui, come ha notato Gabor Kláinzai, un tema di grandissima fortuna. La ferita resta invisibile, ma è assolutamente reale, sperimentata e creduta come tale. E non sfugge certo come sia significativo che tutto ciò avvenga nel convento francescano di Colmar, dove Walter è ospitato, perché i domenicani non hanno ancora un convento in quella città. Quasi vi fosse un'attrazione irresistibile, ma replicabile in forme diverse, dell'esperienza di Francesco. E la vicenda di Walter di Strasburgo è significativa perché viene ripresa e visualizzata in un testo che avrà un'enorme fortuna su scala europea, lo Speculum Humanae Salvationis, un testo domenicano composto nel primo 300 e concepito come un serrato e raffinato dialogo tra parole e immagini per proporre una meditazione attenta della vita di Cristo. È un testo poderoso. La proposta di un'affascinante e raffinata forma di meditazione, finalizzata anche all'istruzione dei laici. Un'opera a forte impronta domenicana che, nelle parole e nelle immagini, esalta i santi dell'ordine, incluso appunto il proprio stigmatizzato. Il testo dello Speculum, che presenta qualche variante rispetto alle Vitae Fratrum, sottolinea come tale esperienza sia frutto di un'assidua e ardente preghiera e quindi del desiderio di condividere l'esperienza delle pene e dei dolori della passione. Il dono concesso a frate Walter fa sì che, si dice, gli sembrò che le sue mani e i suoi piedi venissero tirati e con dolore estremo trapassati da chiodi di ferro. E poi, rivoltosi alla Vergine perché condivida con lui i suoi dolori, gli apparve una spada acutissima che veniva verso di lui e gli trapassava il cuore con massimo dolore. Vi è quindi la messa in circolazione e l'offerta agli occhi dei fedeli di un frate domenicano che sperimenta le ferite della passione, con una produzione di immagini molto ampia, prima come miniature ve ne ho messe alcune, e poi anche nel 400, questo è un testo che va a stampa e quindi circolerà in centinaia di copie, di nuovo con una produzione di immagini. Non le commento, le ho lasciate giusto scorrere un attimo, giusto per anche poi sottolineare l'impatto visivo che ha questa scena, che non a caso poi viene richiamata e utilizzata dai frati predicatori, in particolare da Tommaso Caffarini, quando si tratterà di discutere e di sostenere le stigmate di Caterina da Siena. È un tema nel quale non entro. Questo è un manoscritto che qui a Bologna, in alto è Francesco, ma sono quattro stigmatizzati, e in basso ci sono Walter di Strasburgo e Caterina da Siena, per dire appunto sono varie forme della stessa esperienza in un certo senso. Se da un lato i francescati provano a contrastare e addomesticare la proposta dello Speculum, nella stessa tradizione minoritica si trovano testi che esprimono in maniera assai simile il desiderio di Francesco, o meglio, del Francesco raccontato, di condividere e sperimentare la passione. È come si dice nelle Considerazioni sulle stigmate a inizio 300, un testo che ci ha ricordato la prima relazione, laddove l'incontro con il Serafino è preceduto dall'ardente preghiera in cui Francesco chiede due grazie al Signore: sentire nell'anima e nel cuore, per quanto possibile, il dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nell'ora della tua acerbissima passione, e insieme sentire nel cuore mio, per quanto possibile, quell'eccessivo amore del quale il Figlio di Dio era mosso a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori. Sono testi molto vicini, quello che abbiamo sentito per Walter di Strasburgo e questa riscrittura di Francesco nel 300. Si potrebbe però dire, ma Francesco è diverso. Quello che avviene a lui non è applicabile, non è replicabile, o almeno non lo è per i frati minori. Ma anche qui mi pare che il discorso sia in realtà sfaccettato.
Vi è sicuramente uno sforzo poderoso dell'ordine per mantenere una salda distinzione tra il caso di Francesco e quello degli altri e delle altre stigmatizzate. Ma anche qui non è affatto univoco. Non solo nell'interpretazione dell'origine e significato delle stigmate di Francesco, sulle quali anche in pieno 300 all'interno dei frati minori si continua a discutere, ma anche sulla possibile applicazione spirituale, diciamo così, dell'esperienza di Francesco ai comuni fedeli. Ad esempio, in un famoso ciclo di predicazione nel 1423, Bernardino da Siena, con la forza della sua parola, dispone i suoi ascoltatori come se fossero davanti al serafino che apparsa a Francesco, in modo che anche loro, contemplando con gli occhi della loro mente, dice, e cioè guidati dalla sua parola, siano trasformati dall'incontro faccia a faccia con l'immagine viva dell'amore ardente di Dio. Sostanzialmente Bernardino pone i fedeli nella stessa posizione assunta da Francesco, perché anche loro vengano rinnovati. L'immagine del serafino era fisicamente assente, ma poteva, anzi doveva essere visualizzata mentalmente dagli ascoltatori secondo una precisa iconografia, quella della stigmatizzazione di Francesco, come esplicita Bernardino, ricordando quale fosse il modo corretto di rappresentare questa scena. Dice: e nota che il serafino è apparso a San Francesco, cioè Cristo in forma di serafino come inchiodato sulla croce, e così bisogna dipingerlo. Per Bernardino, il riferimento all'episodio delle stigmate sottolineava come l'insegnamento dell'amore di Dio, racchiuso nella contemplazione del serafino, dovesse avere per gli ascoltatori un effetto trasformante, e in definitiva, a distanza di quasi 200 anni, si applica a un vasto pubblico urbano composto da uomini e donne laici il meccanismo che Tommaso da Celano aveva immaginato e proposto per i frati: essere posti davanti a Cristo crocifisso apparso come serafino, guardandolo con gli occhi di Francesco. Ma appunto, come lo aveva guardato Francesco? Torniamo al punto da cui sono partito. Il silenzio, la reticenza di Francesco. Le ferite sul suo corpo sono una sfida, almeno implicita. Segnalano che qualcosa è successo, qualcosa legato a un corpo preciso, cioè dentro alla storia. Ma non chiariscono cosa, sfuggono alla presa. Restano una traccia che va decodificata. Se resta inattingibile cosa sia successo, la portata di questo silenzio è impressionante, perché ha prodotto una ricchezza discorsiva enorme, lo abbiamo ormai visto: racconti, riflessioni, immagini. Le ferite di Francesco sono diventate una sorta di prisma, un caleidoscopio ricchissimo attraverso il quale molti si sono interrogati su Dio e su se stessi. Ma insieme a tutti questi discorsi, anche il silenzio di Francesco, che su altri temi invece ha voluto farsi sentire e come, deve interrogare. Il rischio in fondo, oggi come nel passato, è sempre di fargli dire quello che vogliamo noi, invece di provare a capire cosa ha voluto dire e fare lui. In chiusura propongo quindi un dubbio. Siamo sicuri che le stigmate sono importantissime per i seguaci, importantissime per l'ordine e quindi per tutti, visto che l'ordine su questo tema ha mobilitato fin da subito energie eccezionali. Ma siamo sicuri che le stigmate fossero importanti anche per Francesco d'Assisi? In fondo, nelle parole del suo testamento, parole dense, la cui portata dirompente Francesco coglie perfettamente, sceglie di richiamare altri elementi. Certo, c'è il riferimento alla croce, come punto focale della preghiera propria dei frati. Ti adoriamo, Cristo, qui e in tutte le chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
ma ben più forte è il richiamo ad altre ferite, visibili e invisibili. Francesco vuole infatti che si ricordino le piaghe reali, concretissime dei lebbrosi, insieme ai quali ha sperimentato la misericordia di Dio, primo dono nel suo sconcertante percorso. E in questo vorrei mostrare una miniatura del 400 da un testo che si chiama Della Franceschina, che traccia benissimo un nesso tra le stigmate e le ferite dei lebbrosi. Le due mani e le due piaghe intingono nello stesso piatto. E inoltre lo sappiamo bene, anche perché è stato oggetto di riflessione l'anno scorso in questa sala, Francesco nel testamento svela quella che potremmo dire la ferita invisibile che si porta dietro, il dubbio, il sospetto che la regola non basti a mantenere viva e a trasmettere la forma vitae da lui ricevuta e da lui sperimentata. Il silenzio di Francesco sulle stigmate, il nascondere tali segni, si accompagna quindi ad altre parole che lui invece propone con tenacia, come un invito utopia, richiamando quelli che a torto o a ragione ritiene davvero i punti cardine della sua vita. E quindi, Francesco non vuole che si parli delle sue ferite perché sono indicibili o addirittura perché rischiano di essere una distrazione rispetto a quanto lui invece ritiene più urgente? Oppure ancora, tace lasciandole come una sfida, come un ultimo scandalo da proporre quando la sua vita terrena finisce, sorprendendo e spiazzando quanti invece erano già pronti a proclamarlo come santo? Di sicuro la strada che la storia ci ha consegnato non è stata quella del silenzio. Che Francesca lo volesse o meno, delle sue ferite si è continuato e si continua a parlare. Grazie. Grazie tante, carissimo Pietro, era una bellissima relazione, quasi conclusione per ciò che abbiamo cercato di fare tutti e quattro. Adesso siete stati così pazienti, gentili, cortesi, che vi dobbiamo assolutamente lasciare la parola e forse ci saranno anche degli scambi tra di noi, ma noi abbiamo veramente voglia di sentirvi, di sentire il vostro parere, di condividere le vostre perplessità o approfittare delle vostre risposte e certezze. C'è un microfono, caro Dino, per circolare un po'?